Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, benvenuti live, benvenuti in Tavera, buonasera, cura, aspetta che tocca farlo ripartire perché se no va nell'etere. Bentornata per il sesto mese nella gang, un momento, dov'è? Eccola qui. Andiamo al suolo, questa merda di casa, grazie mille per l'abbonamento, bello, è sempre un onore, un piacere. E grazie veramente per il support, come stai? Benvenuta, buonasera Elda, buonasera Kyle. Come la va? Bellissimi. Vedo anche un Axel e una Panzi. Stasera si continua Dragon Age. Io continuo a lottare col microfono, ragazzi, perché faccio palestra per spostarlo. Sto coso talmente pesante. È sempre un piacere. Ma grazie, bellissima. Stanca, ma bene. Io ho accaldato oggi. Oggi ho veramente tanto caldo. Penso che anche oggi tappezzerò fortissimo. E niente. Mi sono già preparato Dragon Age. Vediamo come tira oggi. Perché ve lo dico, mi fa un po' male la gola. Quindi vediamo per i codex, però l'obiettivo di oggi è finire il completismo, quindi finire sta cazzo di ultima mappa, andare a fare la quest di Eliana e non mi ricordo se ci stavano anche un altro paio di cazzi da fare. Buonasera Paragone, come stai? Bello, benvenuto. E tra l'altro io non ho capito di recente che cazzo c'ho, però io raga non mi sono toccato per un cazzo, sembra che c'ho i capelli a posto e la barba a posto, io non ho idea di come sia possibile, solitamente sembro un barbone, ci sono sempre cazzi da fare. Soprattutto in Dragon Age. Mentre per la lettura Codex vediamo. Anche perché stasera vedo anche che un po' laghicchia. Ogni tanto non perdiamo frame. Però ogni tanto fa. Fortissimo. Si chiama figaggine. Non credo, Paragone. Cioè, credo che semplicemente ogni tanto mi benedice la Madonna o qualcosa. Specie se devi salvare minutaggio. Sì, che tra l'altro stasera proverò un'altra piccola cosa che ho creato. Voglio vedere se ci dà qualche chicca interessante. Sto provando una nuova categoria d'armi di Elden Ring, mi piace un sacco. Vuoi sapere quale? Dimmi tutto, dimmi tutto, dimmi tutto. Tanto sappiate che la prossima volta quel coso si deflagra, eh. Ve lo giuro, si deflagra. Ho cambiato anche qualche armina per... Oddio, per provare anche altro. Il profumo, quello... La sapevo che c'era come nuova arma, ma non l'ho mai trovato ancora. Lì ci prova i cheat. No, non è un cheat, è una cosa interessante. Praticamente ho trovato... negli address del gioco il trigger dei dialoghi. Cioè, se tu lo tieni attivo, dovrebbe ridurre. Ho cambiato tipo la percentuale e dovrebbero fare dei dialoghi tra di loro. Così magari possiamo anche, sapete, sentire qualcosa mentre camminiamo nell'infinità delle mappe. Ma mi sono illuminato di mezzo perché si è aperto. Il nostro caro Dragon Age ogni volta mi cieca fortissimo. Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. In other world, darling, kiss me. Bellissime queste host. Che dato di recente mi è ritornata la host di Bayonetta 3 della lirica. Raga, quanto cazzo è bella quella fottuta canzone. Mi pare che si chiama tipo... Oddio. È quella con Balzebù, Be Belzabù, vabbè, insomma, con la rana del Bayonetta non mi viene adesso come cazzo si chiama. È veramente bella quella cazzo di os. E tra l'altro hanno preso una lirica differente sia per l'inglese che per il giapponese. So che non ve ne frega niente, però condivido cose. Allora, qui ho aperto, ho collegato tutto quello che devo collegare, siamo sicuri? Ora parlano ogni 37 secondi. Infatti vediamo perché se diventa invece il caos è la fine. Cioè, se diventa che si tagliano le linee tra di loro, è la fine, ma finalmente diamo il via alla sigla. We are now the Inquisition. Eccoci qui. Potrei metterlo effettivamente su un trigger.
Fertile Rondo. Sì, è bellissima quella cazzo di host, Elda. Ma tanto l'ho rimesso il microfono. Se si sentono i fuochi è perché la chiesa di merda qua sotto sta facendo le cose. Sì, io sono letteralmente il classico signorino che sta in campagna e c'ha 7 chilometri. L'avete visto? Raga, l'avete visto che si è teletrasportato fortissimo? Cazzo, abbiamo iniziato da 20 secondi. Boni, state calmi. Allora, tecnicamente, se io adesso clicco questo, esplode la live. No, è la chiesa, purtroppo. Come si faceva? Set hotkey, create hotkey. Ok. Forse perché loro non hanno dialoghi. Perché l'ho provata con Cole, che volevo vedere se sapeva, se diceva qualcosa e funzionava. Però perché non funziona più? Perché magari l'address è dinamico e quindi ogni volta devo andarla a richiappare? Allora, ci prendiamo Solas, faccia da Solas e Varric. Brutalmente. Buonasera, Barotto. Quindi, tecnicamente... Scusate, fatemelo fare sto test. No, ragazzi, sono inutile anche nel fare queste... Ma forse perché hanno già esaurito i dialoghi. Ma può essere. I've heard that some people actually enjoy walking in the wilderness. They do it for fun. It's called hiking. Vabbè, non era proprio il dialogo che cercavo. Sì, sì, spegnevo la live, si crashava il computer. Come la va, Barotto? Come la va? Vabbè, andiamo. Buona sa... Ma... non l'avevo letto. Ah, l'avevo letto in realtà come con... Scary Movie, no? Buonasera, Nico. Come stai? Bella, benvenuto e benvenuto anche a Sans. Let's go. Quindi, in teoria, adesso dovrebbero... parlare di più. Dovrebbero chiacchierare di più nel mentre che andiamo. Bit of a shithole. Yeah. Il primo dialogo che ha con Varric è mentre gli insulta Kirkwall. Va bene, sono un ladro, Sans. Ah, tanto la finiamo oggi, Barotto. In teoria dovrebbe essere finito tutto il completismo. Sempre se post Corypheus non c'è un'altra zona infinita. Ma in realtà mi aspettavo che chiacchierassero proprio belli a ripetizione. I could ask the same thing of a pampered noble Tevinter. You can't call me pampered. Nobody's peeled a grape for me in weeks. Talk to Josephine. She can arrange something. Che bello. Ma perché non li fanno chiacchierare in generale di più? Ma è bello che io tecnicamente... Io per tutta la serie avevo anche la mod Morbanter, e non era Morbanter manco per il cazzo. Cioè, questa è una roba che ho fatto io, cazzo. Cioè, capite che... So far. It's interesting, I'll give you that. An archdemon attacking me is a first. Five Royal says you'll see something weirder before the day ends. I don't think I should take that bet. Allora, facciamo che questi li ignoriamo. Fortissimo. Ma secondo me era un cazzo veramente, che una volta ogni morte... Giusto secondo me quando entravi nelle zone magari, no? Ste cazzate così. Morbante entra in gioco quando cambi squadra, infatti vedi che l'ho intuita subito come cosa. Quando cambi il membro e rientra te la triggera fortissimo e basta. Peccato. Va bene, togliamola per un attimo che siamo arrivati. Tecnicamente, badato Bastione del Garnan. Ok. I must admit, Cassandra... I've never heard of these seekers of truth. Why would you? They do not exist in Tevinter. But what are they? Some manner of super Templar? Is this one of those southern secrets like proper hygiene? Once we worked from the shadows, monitoring Templars and mages alike. Ah, that clearly worked out well. Your glibness does you no credit. The mage rebellion was beyond even our power to control. E quella è la cosa infatti che mi ha fatto incazzare, perché tecnicamente i Banter sono la parte, non dico più bella di Dragon Age, ma che è veramente un bel fettone, perché ti fanno capire come pensano e come è fatto un personaggio, ti fa vedere le interazioni che loro hanno con gli altri membri. In Inquisition comunque c'hanno tutta una serie di sorta quest
passatemi il termine, dove loro iniziano un argomento e piano piano lo portano avanti, interagiscono in base alle cose che hai fatto. Quindi è la Madonna dei botti. Quindi mi dispiace che qua veramente sta cosa ne abbiamo sentite, non dico poche, però in Origins erano veramente tanti, eh. E spero in questa live, anzi, ma ci credo manco io. Maker, have mercy. Dalish. They've been murdered. Most were unarmed. They didn't stand a chance. There should be Inquisition soldiers here. Dovrebbero. Sono diventati dei kebab viventi adesso. Lì che cosa c'è? Pezzo del Mosa. Che poi questi però non sono i pezzi con cui io c'entro dentro le porte. Questa è un'altra roba ancora in teoria, vero? Cioè, sono quelli che invece stanno nella main hall. Vabbè. Mi triggerò perché partivano i banter mentre salivo sul cavallo. Poi ti sei pentito perché non partivano mai più. Io onesto, mi dispiace non averli sentiti a fine live. Sì, a fine live. A fine serie magari ce li recuperiamo parecchi. Eh sì, sono quei cosi dorati là. Oh, i due lupi, i due fratellini. Vabbè, quindi questo sarà un gigantesco dungeon These are our men. finale. Cavaliere di Smeraldo, maledite. Ah, oddio. Lo stavo leggendo come la mummia. Maledito. Maledite il passato. Culla della menzogna. Sotto il loro solo il nostro popolo cadde. Privato della terra ricevuta dalla Sacra Signora. Così quando queste parole saranno lette, noi saremo già storia. Va bene. Allora, davanti ci stanno spiriti come la morte proprio. No, i nostri soldati on top ogni volta. L'unica utilità è spottare la roba. Buonasera, Dav, come stai, bello? Benvenuto. Quanti zombie ci sono? Ah, no, ci sono venatori. Ok. Fanatics. They are blind to the truth of what they serve. No, qua troveremo la merda, Sans, purtroppo. Intanto sta facendo caldissima. Che si dice di bello? Niente, oggi sono... Oggi ho caldo. Molto più del solito, però si fa. Che bella quella cazzo di skill. Dove vi siete andati a infilare? Sì, The Warrior. Provateci pure a tirarla giù, Cassandra. Non so quanto ci riuscirete. No, ma merda, inteso non roba interessante, Santo. C'è minion del cacchio. Forse un demone della superbia, se tanto gira. Salve. Dov'è andato? È morto? Ok. Va bene. Devo trovare ancora una posizione per sto cazzo di microfono. Arco lungo di merda. Allora, ci sono due. Oh, ci sono due vie più o meno in realtà. Va bene. Allora, per di là si sale. Tu? Cacci tua. Ah, madonna, con tutta l'armatura l'ho aperto. Ormai veramente non c'è sta sfida. Chissà Corifeus. Search them. Maybe we can figure out what they were after. Ah, chissà Corifeus se lo apriamo con un colpo. Da qua si esce. Va bene. Venatori e Tremprai assieme. Eh sì, tanto stanno tutti sotto Corifeus ormai. Credo. Ormai mi aspetto di tutto. Sigillo di Curtis's men Smeraldo. had part of a seal. Oddio, madonna. Do they even know what it opens? I doubt they care, so long as they acquire it first. No, ma infatti, buoni tutti! Buoni tutti! Ma io non entro dentro a una cazzo di tomba antica senza solas. Oh! Oh! Mi serve quel pelato bastardo, buoni! Ma dove cazzo vado pure io? Ma sono stronzo! No, 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 no!
Cioè, in molti luoghi lui fa tutto gnic gnic e fa delle reazioni strane e non me lo porto qua. Vedi, si due stronzi inutili, povere stelle. Facciamo un attimo, buoni, buoni. Chi è Solas? È un pelato. Dalle orecchie a punta. Per semplificare. L'ho visto nell'oblio. Pensi sa mai, io devo ancora confermare le mie cose. Fammi aprire la mappa, per favore. No, perché almeno Vin Diesel è sovrumano. Vabbè che questo è un mago, effettivamente. Allora. Andiamo di qua. Intanto io in realtà stacco e me la metto qua a fianco aperta perché non ho la voce. Solas, faccia da Solas, dove sei? Non c'è sta un corno? Ah, ecco, minchia, non lo vedevo. Allora, mia moglie, mio marito e la Sola. Sì, comunque manca proprio solo quello, fortunatamente. Poi c'è la quest dell'Eliana, poi boh. Corypheus once before. Not my fondest memory, but yes, I did. And you killed him. You are certain of his death. Yes. What's on your spirito sone. Comunque, per questa cosa continua a dare i nomignoli a tutti. Non ci avevo fatto caso. You sure about that? Varric dice, guarda. Oltre che sparargli una freccia tra gli occhi, non è che potevo far molto. Hai appena visto Voldemort? Effettivamente Solas un po'. Se non fosse che c'ha il naso, gli togli un po' di colorito. Allora. Se l'era dimenticato, ragazzi, non fateci caso. Who serve Corypheus willingly deserve no mercy. Let us thin their ranks. Si sono resettati tutti. Tutti i dialoghi si sono resettati. Vabbè. Quindi mi immagino che questo piccolo gruppo di Delish è appena stato sterminato. Non succede mai con gli elfi, ci fate caso. È raro. Molto raro. Oh! No, però questa è sempre una statua d'Urlé della Sacra Marcia. Quindi mi aspettavo roba elfica. Pure i demoni, quindi. I Cavalieri di Smeraldo, rimpiangete il passato dell'antica gloria unico custode, poiché qui l'arco tace. I voti sono presi, nei foderi le spade, così la gloria nacque nel cuore degli elfi. The Emerald Knights. They once patrolled the borders of the Dales, protecting the elven people. The Dalish saw them as romantic heroes. The Chantry called them ruthless butchers. I suspect both sides have some element of truth. Boh, non orto ogni tanto che ne ha detta la solita cazzata in croce. Ok, quindi questa a tutti gli effetti è un elfo? Mi sembra strano per l'elfi fa... Vabbè. Ma no, quello sicuramente, Kael. Quello sicuramente. Tutti a casa loro? Sotto non ci stanno per niente dei demoni. Cosa ve lo fa capire? Venatori, venatori. Quello c'ha l'altro pezzetto di roba. Va bene. Sembra Artorias a femminile. Armadurozzo e spadone, giustamente. Le. Madonna, com'è depuppato male. Ok, è morto. Voi siete tutti vicini. Addormentate. Andiamo a inchiulare l'altro mago. Arrivederci, eh. Ma volete venire qua sotto? No, Cassandra si è buggata. Perché giustamente, come al solito, non ci sono i demoni, c'è la zietta. Ah, un Tietel, quanto mi manca. Devo trovare del tempo per rigiocare a Baldur's Gate, comunque. Raga, ho deflagrato tutto. Quanto mi manca Baldur's Gate, comunque. Bene. Ma c'è qualcuno... Ah, oddio, c'è questo. Ma non ho capito dov'è, ma no, stava per terra. No, ancora no, paragone. Purtroppo non ho tempo.
L'avevo scaricati sia il primo che il secondo, ma no. Con il magico doppiaggio italiano. Altri tempi. Altri tempi. Dov'era il cristone di Lirium Rosso? Eccolo lì. Ciao, eh. Vai, droppa il medaglioncino. Bravo. Però perché mi dice di ricercare ancora qua? Perché in realtà c'è un'altra cosa che devo spippolare. Qua non ci posso andare. È un cristiano purtroppo che si è fatto fortissimo di Lirium Rosso. Anzi. Ma il doppiaggio italiano in generale fa guadagnare, a parte dei rari casi in cui erano veramente dei cani. E che cos'è quello? No, ma aspetta, ma questa non è una roba dell'elfi, raga. Io continuo a dirlo. Quello è coso. Quello è Dumat. Cioè, per carità, dipende anche de quali elfi stiamo a parlare, eh. Per carità del cielo. Però... di qua? Fai bene, Elda. Fai molto bene. Tanto grandissimi a permettere le mod anche su console. Buonasera, Fiorella. Come stai, bella? Benvenuta. Perché mi stai facendo il tutorial ancora? C'è qualcosa da cercare? Questo è un ladro. No, è morto fortissimo. Osannate il passato dove giacciono i resti degli antenati. Per ogni cavaliere un seme fu piantato. Fratelli e sorelle dalle radici vincolati. Così le foreste la foresta crebbe, specchio della nostra forza. Che alcuni giochi prediletti, Fiorello, ogni tanto ricevono il supporto delle mod anche su console. E Baldur's Gate ce l'avrà. È questo. Vabbè. Allora ci sta un'altra zona dove cercare. L'avevano annunciato, non mi ricordo quando. Barrick. Barrick corre da solo, si sente potentissimo. Tutti uniti nel party. Quella se la metti magari con la mod della difficoltà. Cioè con la mod della difficoltà. La metti magari in una honor mod. È pure interessante. Credo che se glitcha tipo fortissimo, perché quelle poche volte che l'avevo utilizzata i personaggi si cominciavano a rincoglionire, intendo in ambito dialoghi e compagnia. Come è giusto che sia. Sì, davvero parti di D&D. Oh, un altro pezzo del mosaico. Ne manca uno, questa zona. E quello, non, spero non sia un bambino. È un bambino. Ma perché dovrebbero stare dentro a ste botti? Cioè, vabbè, giustamente che cosa mi chiedo pure io, eh. Però, gioco di ruolo. Trovi l'armatura urlesiana nei tombe dei mille anni. Marong. Altra volta il gufo. Alcuni sì, Sans, ma non tutti, anche perché il livello massimo comunque rimane il 12, quindi non è che puoi infilare robe troppo grevi. Anche se essendo un videogame puoi spaccare fortissimo le robe. Quella posso aprirla. Fiorella, boh, entro fine 2024, speriamo, così poi si va diretti dopo Inquisition. E tanto qui ci sarà un cazzo. C'era un progetto, però vabbè, va bene. A sto punto potevano fare più che altro che te li potevi comprare o che li scoprivi mano a mano che livellavi, piuttosto che fa ste RNG del Cristo dentro le scatole, ne? Una figata, Sans. Tra l'altro io nel privato ci sto continuando a giochicchiare.
Ho visto che molti di voi hanno anche evocato Oga come pedina. Bellina, che è ritornata a essere guerriera ed è bellissima, cazzo. Scatolinghi? Pa, pa, pa. Un altro oggetto common di merda. Che vedi, da una parte io capisco pure perché qua ci mettono soltanto un progetto e roba common. Perché giustamente queste sono porte che può aprire solo un ladro. Vabbè che tipo c'hai Varric e cazzi e mazzi vari, no? Però se non ce l'hai... Oga viene da un mio personaggio che... Da uno dei miei primi personaggi che ruola in D&D. Ah. Oh, oh! Ah! Di nuovo questa statua di merda è quella che abbiamo visto nell'oblio. Cazzo! Ma allora vedi che è qual... Ma può essere che è veramente Mithal. È quella... Io, questa qua me la ricordo anche in Origins, anche se c'aveva un'estetica differente. Però mi ricordo sta statua con le ali spalancate e il cornetto. Cazzo! Sono degli occhi? Ah, oddio, no. Credo che siano... Sono dei lupi. Di quelli sono dei lupi. E il Red Wolf. Sì, ci sono anche delle tette. Quello sì. Può essere che è il Red... Perché gli occhi rossi... Scusa. Beh, vedi, oh. Boh, Bonnie, vedi, una volta ogni tanto mi mettono le cazzo. Continua ad esserci sempre quei due cazzo di affreschi sulle elfi, però vabbè, dettagli. Allora, prima di menare quello, e lì si può interagire con la statua. Ok, dobbiamo ammazzare il mago. Ma che infatti sì, è vero. È il Dreadwolf, e queste qua, con gli spuntoni, sono robe per il Dreadwolf, abbiamo letto. Quindi... Minchia, ci ho preso! Il doghino di Mithal era il Dreadwolf. Bonnie. I vari mecoglioni dell'elfi c'avevano il doggone, no? C'avevano il lupo a fianco, che per carità non sarà stato proprio lupo. Però... Cazzo, ci sarebbe. Certo, la protettrice del popolo con colui che l'ha inculati a sangue mi sembra un po'... Ma... Dettagli. That should help ward off demons. Non so perché questo debba essere qui, però vabbè, Varric e Solas. Sti lupacchiotti, direttamente dalla Roma. Accendi qua. Ciappa qui. Epitaffio per i dispersi, un manoscritto in ottime condizioni che presenta un ultimo epitaffio per i caduti. Solo sangue e carne dilaniata, ma una madre riconosce sempre il proprio figlio. Soran, Falondin e Nasal e Naste, Grazie per la frase in elfico che non capisco. Poteva solo finire male. Fenrir, il lupo del Valar. No, non credo. Sarebbe bello. Ma non credo che siamo in quel... In quella zona, Fiorella. Dio Madonna del buio. Oh, Boni. Una volta tanto qualcosa di nuovo. Un guerriero elfico strano. Va bene. Nudo. Sì. Perché sono tipo gli spartani, no? Sarebbe fighissimo, Sans. Sarebbe interessante. Effettivamente anche quello, Kyle, tu hai ragione. Sono come quelle persone che si prendono i coccodrilli, poi diventano grossi come Cristo e dicono: ah, non lo posso tenere più in casa. E finisce, non so come, nel gabinetto. Per i dispersi, fragile e distante in oscurità imperfetta, la sua voce rasserena gli animi. Andrale, Falondin e Nasa le Naste. Che vuol dire sana le naste? Comunque è un altro luogo molto ambiguo, eh? Molto tanto ambiguo. E queste sono tutte offerte al Dreadwolf.
L'ho preso quello, mi sa di no. Quello sì. Allora, bisogna eliminare il mago. Ok. Lei. Madonna, comunque tiro dei crit veramente. Dove l'hai tirata? Lì. Allora, decide da dove girate. Tacci tuoi. Probabilmente mi ha mandato a far culo, sì. Conoscendo l'avvezzo degli elfi è molto probabile. Salve lei, aspetti che non ho... La madonna. Dovrei esserci riuscito? No, peccato. Madonna. Addirittura per terra Cassandra hai tirato. Sei fortissimo. Voi volete attaccarlo? Sì, quest'altro sta ancora con la torcia a mano. Ma porca puttana. Brava Cassandra. Continuo a dirlo. Io... Il mio party potrebbe essere benissimo formato da due persone stop. Io potevo farmi tutto il gioco. Se non fosse ogni tanto serve per forza qualcuno anti-magia. Vuoi uscire dalla furtività o me devo incazzare? Oh, ok. Se non fosse per quei due cose, io e Cassandra ci eravamo fatti il gioco. Lei tanca il Cristo, io lo ammazzo. Allora. Minchia, qua te lo devi portare giustamente il mago. Perché se no tutte ste cose col cavolo che te le accendi. Quindi c'è un'altra runa da qualche parte, perché se mi metti sta cosa solitamente è perché c'è una runa in giro. Ma prima di scendere giù facciamoci un giretto. Là tra l'altro si sale. Minchia, ce ne hanno messe veramente tante di offerte, eh. No, ma mi sa che da là è da dove sono sceso. No. Ho fatto uno stendardo elfico. Ricordate il passato e tutto ciò che ci resta. Per ogni cavaliere un seme fu piantato, fratelli e sorelle della radice vincolati. Così la foresta permane, specchio del nostro dolore. In realtà queste cose belle, eh. Perché giustamente la foresta è proprio... un mega simbolo di quello che è successo agli elfi. E qua ci dovrebbe essere qualcosa da esaminare? C'è un'anfora nascosta? Ah no, perché giustamente possiamo salire. Oh, un altro di questi affreschi. E tu? No, ma sa che questo è sempre quello che abbiamo visto. Il tizio dei segreti. Però no, non mi ricordo se era così. Perché non esiste anche il codex delle immagini? Farebbe un sacco comodo. Solas, dove cazzo sei? Ma perché rimani indietro? Porta sta torcetta di merda, per favore. Tanto qualcosa che morde Yalla. Ah, diciamo che eravate bravissimi, incredibilissimi, gamaggi e tutto quanto, ma in ambito mosaici veramente cagare fate. Fatevelo dire. Che cazzo? Ah, eccolo. Non si capisce veramente niente di quei cosi. Penso che l'unico modo è vedersi una bella texture canne estrapolato dai file di gioco e via. E fai prima. Sì, è sempre quello. A meno che non sia il Dreadwolf. Mi sembra strano, però. Perché tecnicamente qua stiamo nella zona del Garnan. È più facile che sia lui. Per una. Un cuore ansioso e ardente non si farà commuovere. Siona. Falondin en Salenast. Va bene. Le frecce colpirono, il bambino gridò, protetto dalla sua forma, Talim, Falondil in Zanana. Vabbè, penso che questa frase sia semplicemente che tipo Falondil, perché è quello che porta i morti, te porti nell'aldilà. Cioè, è come veramente requiescat in pace, rest in peace.
Credo che sia semplicemente quella roba lì. Va bene. Tu Solas potresti anche commentare, visto che è roba tua. Oppure scemo chi legge i nerfi, sai che bello, una tomba sana tappezzata di sta roba. Allora, allora, allora. Ma guarda che non mi danno il codex di sta cazzo di statua. Madonna che fastidio. Questo è proprio l'urto. Ah, cioè è pure fake sta scatola. Ehi! Hey! Dove sono caduto? Oh, madonna che infarto. Ma stai a cuccia. Giustamente perché un ladro stava in furtività in un modo veramente di merda. Ma come si esce da qua sotto? Ah, ok, c'è la scala. Letteralmente. Dov'è? Eccolo. Cioè, questo è comunque proprio metterti quella piccola roba extra per sfrantumarti le palle. Dentro a un dungeon. Trova i 9 pezzi di smeraldo. Madonna, ve li pianto. Niente. Oggi buono, oggi sono buono con gli elfi. Ci credete manco voi, ci credete. Ah. Bravo, tu continua con la fiaccola olimpionica, Solas. Che qua ci serve. Ok. E tanto per estetica ricorda i dungeon del primo comunque questo, eh. Giustamente anche. Abbiamo trovato l'ultimo. C'era pure un ladro, mi sa di sì. Sì, sì, lui in realtà mette qua, Kai, perché fa tipo lente, no? Riflette fortino, fa tipo il colpo del sole di Krillin. Tanto che voi fate le cose, ti prego, attacca, non rimanere fermo, Dio Madonna. No, e invece rimango fermo. Sì, sì, guarda Cassandra. Guarda mia moglie, stronzo. Voilà. C'è un'altra runa da qualche parte. No. Aspetta, però c'è un altro da accendere. Ma perché lo sai che non riesco a trovare la posizione, Kyle. E che col fatto che c'ho il braccio nuovo, non mi ricordo. Forse devo metterlo così, effettivamente. Così è puntato qua. Che è veramente da spostare. È come se sto a spostare, boh, un camion. Fortissimo. Poi oggi c'ho pure la voce molto bassa perché mi fa male la voce. Come va adesso? Va meglio? No, in realtà è vero. Però mi sa che è perché c'ho veramente il mal di gola. L'ho alzato di un paio di cose. This is it. I wonder what the elves left here. So la fine, frega un cazzo. Mica ci ho preso. Quello è Dumat, eh? Cioè, almeno quello lì è Dumat. Certo, Dumat circondato da cose del Dreadwolf, però va bene. E questo? Diventato Dead Space, The Botto. È il marchio.
C'hai ancora la torcia tu? Bravo. Vabbè che tanto te la mettono qua, quindi non è che ci stanno problemi. Solo due emersero nella notte. Combatterono come uno e come uno caddero. Rin, Ilan, Falondi. Ma stanno a parlare degli ultimi momenti delle divinità elfiche? Cioè prima che magari nel clash finale, prima che sono stati inchiappettati al Red Wolf. Può essere. Ho capito, ma tutto sto luogo, dai, mettemelo qualche codex, no? Porca puttana. Mettimi, che ne so, qualche chicca, qualche cosa. Tra l'altro qua sopra una roba del Tevinter, ma sto enigma qua sotto è perché devo accendere i braceri qua. Solas. Non ce la fa. Devo prenderlo come ho sbagliato o come sto riportando. Cioè, devo farmi le orde per prendere l'ultimo oggetto. Probabilmente come orde, eh. Allora, intanto che tu fai? Questo puoi accenderlo adesso? No, devi farti il giro di là. Tanto lui è in furtività. Lui è incredibile. Pippiri. Va là, che bravi. Sì, ma aspetta, ma della si sono spenti? Ok. Stavo lanciando nel buco. Vash col cazzo che combatte ha detto no, guarda. Però perché questo no? Spero non sia buggato. A lei, signorino. Senti i crit che mi rientrano in testa talmente vanno forti. Ma che tanto che prova ad addormentare il non morto, pure io sto stronzo. Ok. Ah no, perché l'ultimo si deve accendere per forza la magia, visto che è alto. E ovviamente c'è pure un Revenant. Ovvio che c'è un Revenant. Venghi, no, venghi. Aspetti che mi devo ricaricare, eh. È la Madonna. È la Madonna. Povera donna, non si può continuare. Piano, piano, piano. Allora. Questo, furtività, coltellino, marchio dell'oblio, esplodi, e poi questo. Una true combo di Tekken ti ho appena fatto, pezzo di merda, così t'impari. Voglio vedere chi è più forte adesso. Va là che roba, queste combo. E via, pure quest'altro, quelli un'ora che stanno a lottare contro due zombie. L'ho missato, ora no. Finiti? Bravi tutti. No, no, molla la sta torcia. Il Revenant troppo qualcosa? Oh, buoni. Dai, almeno qua c'è della lore. Ti prego, dammi della lore. Mi sa che mi dà un cazzotto in fronte. Altro che. Dov'è? L'ho preso adesso. Non era uno scudo violo, eccolo qua, violo. Le guardie di Eisvach difendono la sagoma di questo avamposto orientale da pirati e cunari. Sono state sconfitte soltanto una volta durante la grande invasione cunari del 770 era della tempesta, dove aver partecipato alla riconquista dell'isola insieme alle forze cunare. Furono ricompensati con l'emblema che ancora oggi campeggia sui loro scudi. E quello è palesemente uno scudo del Tevinter. No, qui è roba. Cioè, questa è quella classica roba che ti dice il master. Tu dici ok e la metti nel quadernino del roba a cui non so collegare un cazzo. E se scendo sotto? Adesso che si è alzato tutto. Ah no, c'è sta una texture messa male. Scusate, non volevo. Mettapino. Mettapaino. Ok, ma tutto questo per prendere sta torcia qua?
è il segreto del guerriero dragone. Cazzo, davvero? La morte di Eladrin. Eladrin, fratello, Falon di Tiguidi, il creatore ti guidi. Falon di Tiguidi, il creatore ti guidi, oh. Che la verità sia conservata qui affinché tu non venga ricordato come un traditore e il nostro cordoglio come un dolore effimero. Tu giurasti di servire il nostro popolo eppure alcuni dubitarono dei tuoi intenti. Da tempo immemore resistevamo alle aggressioni degli umani contro i nostri confini. Ci accusarono di aver ordito un rapimento. Come sempre le menzogne della loro chiesa erano rapide a diffondersi. Gli umani incolleriti uccisero la sorella di Siona, colpevole di essere stata di essersi avvicinata troppo al sentiero dei cacciatori. Tu ci portasti le sue spoglie, la piangesti insieme a noi, ma il tuo cuore era altrove. Quando Siona ti implorò di vendicare la sorella, il tuo rifiuto fu netto. Madonna, questa minchia è lunga, è proprio... Megalore! Le tue misteriose e inspiegabili sparizioni erano sempre più frequenti. Quando si sparsero quelle voci sulla tua conversione al creatore, iniziamo a temere il peggio. Siona prova a salvarti e riportarti tra noi. Dopo aver perso una sorella, doveva rassegnarsi a perdere anche un fratello. Ti vide sotto gli alberi in compagnia di una donna. Colei che ti aveva allontanato da noi. La donna indicò il villaggio e il vostro sguardo si posò sulle mura della chiesa. Al suo ritorno, Siona ci raccontò di come gli umani ti avessero messo contro di noi riempito di menzogne. Da nuovo adepto della causa del creatore, avresti confidato i nostri segreti. Purtroppo, quando venimmo a cercarti per ottenere le risposte, tu eri già partito. Così cercammo di fermarti, se non esitò a radunare i suoi per condurli al villaggio, laggiù ti avremmo sfidato. Ti avremmo riportato tra noi e consegnato alla giustizia. In una buia notte senza luna, la donna vide Siona tra gli alberi e scattò verso di lei con un grido sulle labbra e qualcosa stretto in mano. Un istante dopo, raggiunta dalla freccia scoccata da Siona, spirò pronunciando il nome Eladrin e lasciandosi cadere a terra un mazzetto di margherite. Gli uomini del villaggio, che già sospettavano la fuga della donna, udirono le sue grida, si accanirono contro gli elfi, ma non ebbero scampo. Siona fu più rapida di te. Ti chinasti sotto gli alberi, gli abiti macchiati dai petali insanguinati di un ultimo abbraccio. Non reagisti all'arrivo di altri umani e questi non ti avrebbero dato ascolto. Così le loro frecce ti colpirono al cuore, facendoti crollare accanto a lei. Trovammo il tuo corpo nel fiume, abbandonato mentre quella donna venne riportata al villaggio. Non fu la fine di tutto, ma qui la tua parte si conclude. Torna a riposare come il nostro onorevole fratello sulla fronte una ghirlanda di margherite in mano la lettera che la tua amata aveva con sé. Chiunque ti guidi, chiunque guidi la donna, che le vostre anime possano ricongiungersi nell'aldilà. La lettera è ricoperta di una macchia di sangue sbiadito. Adalen. Perché dovrei badare a divinità che non ho mai visto o a un creatore che neppure conosco? Lasciamo agli altri questi futili interrogativi. Io conosco soltanto questa vita, ho visto soltanto questo mondo e tengo soltanto a te. Forse la tua sacerdotessa diffida degli elfi incivili. Se vuole farmi giurare di seguire il creatore, così sia. Il vostro dio sancirà il nostro legame tanto quanto lo farebbero i nostri. La mia vita non cambierà. Tornerò tra 2 settimane, i battiti del mio cuore scandiscono il tempo che ci separa dal nostro prossimo incontro, quando saremo di nuovo insieme per sempre, Eladrin. Non ho capito un cazzo. Buonasera, official. Come stai, bello? Benvenuto. It's an account of Red Crossing. When the elves attacked that town, it prompted the exalted march of the Dales. The Dalish would want to see this. The Chantry would no doubt be interested in the account as well. Cioè, perché la cosa è che abbiamo trovato tipo... neanche la prova. Cioè, questa è proprio la prova con la L maiuscola. Cioè, questo è letteralmente la confessione del perché la Chiesa è partita. Cioè, è la verità sul perché la Chiesa ha sterminato gli elfi, bene o male. E in tutto questo... vabbè, che tanto a sola se i cosi gli fanno schifo. Effettivamente. Va bene. Posso uscire rapido o me la devo rifare a piedi? Credo me la debba rifare a piedi. È sempre colpa degli elfi. Vabbè, praticamente entrambi comunque hanno fatto la solita cazzata. Ed è partita la roba. Però ok, diciamo che per noi dell'Inquisizione è un documento importante perché possiamo andare da una parte o dall'altra, come al solito. Vendi le cronache alle chiese, alla chiesa, consegna le cronache ai Dalish. Ripeto,
Dammi però. Io continuo a dirla sta cosa. Mi dispiace che non ti danno, non dico del contesto, ma che ti facciano capire un minimo quello che tu andrai a fare pure in ste cose. Perché questo pure, secondo me, non è propriamente una cazzata. Avere dei documenti che confermano il fatto che la Chiesa, per carità, non è che non aveva le sue ragioni, ma erano una cazzata. Cioè, loro hanno letteralmente sterminato tutto un mezzo popolo, un gigantesco gruppo d'Elish per sta roba. Se sentite, raga. Io non vi voglio male. Perché sia mai mettere un cazzo di TP? These are our men. Sì, bravo. Beh, è la terza volta che dici sta cosa, eh. Mo ci ripassiamo domani, vediamo se il ricordo è ancora vacillato, è ancora svanito dalla mente. Perché ogni volta che passi lui fa, ah, aspetta, ma questi sono i nostri. Quindi abbiamo finito sta zona. Mi manca forse un pezzetto di mosaico che non ho idea di dove sia. Ho capito, ma mi vuoi dare del contesto, Dio Cristo la Madonna? Cioè, se io le do i Delish, cioè il fatto è i Delish con sta roba, che ce fanno? Capiscono che in realtà gli umani non sono così fighi, bottana? Cioè, come Cassandra, che dovremmo fare secondo te? Beh, lei dice, giustamente. Ma poi dove ce ne andiamo? Ah, ce ne torniamo nelle sacre pianure. Ma io ti dico, non mi vuole con te, ma davvero? E non. Oh, una volta ogni tanto ti darò i Daelish, raga. Meritano di sapere la verità? Beh. Perché il fatto è che pure se li dai i Daelish, ma i Daelish con questo che ci fanno? Cioè, come fanno i Daelish a muoversi contro la Chiesa? Cioè, loro si incazzano come delle faine adesso. Esatto, stirano male come delle bestie. E basta, perché se non si spiega. Salviamo, vediamo come reagiscono. Guardiano. It's good to see you again. Qualcosa di Nananin, no? Come cazzo si chiama? I found something about Red Crossing in Dinan Hanin. If you went to the Emerald Graves, did you see Tavan and the others? They were killed. I'm sorry. I am too. Sorry, but not surprised. Thank you for bringing this to me. It is part of our tale and will be cherished. May your gods watch over you, friend. Buonasera, Star, come stai, bello? Cioè, io ho appena consegnato un foglio in cui parlano letteralmente di come è partita una sacra marcia, una crociata dalla chiesa, e questo letteralmente adesso la prende e la mette in un libro? Cioè, già, ah, grazie, questo adesso aggiungiamo al capitolo di storia elfica che mo hanno cominciato a scrivere da 2 anni, quindi sono 3 pagine, mo sono diventate 4. Andiamo a mettere i pietruzzi. Ah!
Dio Madonna. Vi giuro, raga, m'ha stannato. Questo mi ha fatto 2 di 8 danni psichici con vulnerabilità, quindi sono doppie. Arca puttana. Però vedi, è sempre qua che mi dispiace, continuo a dirlo, vedi, nella risoluzione delle quest è sempre molto un ah, grazie per il foglietto, bella. Ah, grazie per avermi detto questa cosa. Ah, bravo, hai fatto una quest. Mi dispiace proprio sta cosa. Cioè, Madonna. Passi dal sterminare un qualcosa su attraverso il tavolo da guerra a ste cose proprio. Vabbè. Tanto mi devo tagliare i baffi perché mi finiscono in bocca. Salve. Tecnicamente adesso dovremmo avere aperto tutto qua. Ci siete voi? Ah no, ok, ci... dove sono? C'era Vash che stava facendo il moonwalk. Allora, stiamo attenti alle mine. Vabbè che non ci stanno in teoria mine della natura. Però non si sa mai. Qualcun altro? No? Scudo templare. Ok. Vabbè. Tanto bello che dentro comunque ci sia roba dell'oblio. Abbiamo finito le porte. Boni. Oh, sì, lo so che c'è quella roba, Vash, tranquillo. Acci due de ghinto, dice. Succhiami le pa... Le pallottole. Non... Niente. Madonna, quanto è alto oggi l'audio. Ma l'ho abbassato per le mie cuffie, sì, ok. È semplicemente che sono i colpi che quando critti ti fanno proprio l'audio per due. Le becchi. No, devi tirarla a questo. Ok. Ah, ancora vivo. Cuore arcano. Va bene. Lama da custode grigio. Primo drop sensato in sti luoghi. Quando ci sarebbero tutte queste scatolette, ma tanto dentro ci stanno i materiali, quelli proprio stupidi stupidi. Soldini. Madonna che infarto, Boni. Un luogo superbo. Sento sei demoni della superbia che mi stanno per saltare al collo. Però sono curioso. Quindi adesso possiamo entrare nella porta principale. Dai, 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 dai. Scopri cosa si nasconde oltre la soglia. In realtà c'è lo spirito del Dreadwolf. No, c'è un demone della superbia di merda. Mastro di chiavi.
Ma che mi metti la musica epica? Che è morto! È morto! Gli ho tirato letteralmente due skill! È morto! Cosa musica epica? Non c'è la musica epica qui! Ma porca... Scusate! Dovevo strillare? Mi fa male la gola! Non devo! Te rialzi? Dai, dai che c'è una seconda... cazzo, c'hai la seconda cosa! Questi quattro non morti! Porca troia! Quando il party per sbaglio critta e shotta il BBG. Grazie per la clip. Ok. È partito sulla luna lo scheletro. Is everyone all right? I am unharmed. This is an odd temple. I wonder if others like it exist, or if this is the only one of its kind. Scusa, non c'è un cazzo? Ah, no, ok, minchia, raga, che attiravo un cazzotto allo schermo, 300 euro andati via, eh? Ok. Oh, scolpita nella pietra vi è una figura incatenata. Due altre figure rivolgono uno sguardo in direzione opposta all'immagine centrale. Le scritte sotto l'immagine sono antiche, ma Solas è riuscita a fornire una traduzione parziale. Va bene. Orgoglio per le nostre conquiste nei nostri cuori. Lo stesso orgoglio divenne parola illeggibile con lui. Solas. Io mi immagino Solas mentre traduceva. Allora, no, questo lo censuriamo. Perché, per four reasons. Perché se no mi sgamano come la merda. A marca 3. Con lui cercò di reclamare parola illeggibile. Libero dal favore e fu vincolato. Celata agli occhi mortali, la morte alberga all'interno. Va bene. Vabbè, sì, sta parlando di quello che il Red Wolf, cioè quando ha diviso le cose, che la superbia degli elfi è stata la loro Dio, sì. Mi viene demise in inglese, eh? Distruzione. Essenza elettrica pure. Agonia. Bonus danni critici, probabilità critico. Catena di fulmini, vabbè. Oh, un Vitar dell'Arishock! Disfatta, rovina, sì. Probabilità critico, volontà, cintura di esistenza elettrica, sigillo del cavalca tempesta gamordiana. Ah, il Vitar... utile. Si vede che siamo arrivati alla fine, perché ecco, rimane quella dell'Eliana. Possiamo della divina gestione indirizzo dell'Eliana indica invia invita a recarsi a Valens, un piccolo villaggio sul mare del risveglio. Nella chiesa locale la divina ha lasciato qualcosa che l'Eliana deve vedere. Adesso qua sono i cenni di Dandraste, sarebbe bellissimo. Vabbè, onestamente dopo tutto il completismo che ti fai mi aspettavo magari un po' più de lore. Onesto. It's just as I remember it. Sei già stata qui? You didn't tell me you'd been here before. After the blight ended, I came here to see Justinia. She was just Dorothea then, a revered mother. Ah, minchia. Figata. Dipende come te la sei gestita in Origin Star. Perché tecnicamente se ti fai tutte le cose bene e l'Eliana, tra virgolette, ogni sedale, le proprio prende lei e le porta via. E le porta alla chiesa. Che stiamo a cercare? So where's this hidden treasure?
straight to business. It's why I like you, Inquisitor. Liliana, is that you? Sister Natalie, what are you doing here? I thought you were in Val Rayo. No, I've been here since Justinia died. This place makes me feel like she's still with us. Inquisitor, this is Natalie, a trusted friend. Wait, Inquisitor? You brought the Inquisitor here? My lord, forgive me for not recognizing you earlier. Adoro che Liliana mi ha fatto proprio lo sguardo da questa stadina cazzata. Te fidà! Ha fatto proprio... Oh, mi raccomando! Va bene. E fare di penitenza, non ti preoccupare, anzi. I wish more people would fail to recognize me. Oh, I see. Natalie, listen. There is something hidden here. Something Justinia left for me. Oh, really? What is it? I don't know, but we'll find it. I'm curious to see what brought us all here. Justinia's letter came with instructions for me. They were a little cryptic. Always remember that faith sprung from a barren branch, that light has no fear of darkness. Above all, that strength lives in an open heart. She must be hinting at something in here. Let's look around. Do they still sing verses from the benedictions every Friday? That canticle was Justinia's favorite. Yes, of course. We'd never give up the traditions of our most beloved divine. That is lovely to hear. Vabbè, perché palesemente sta di cazzate le anime, ma che cazzo, cioè, sa che non direbbe ste robe. A tra poco, Elda. Perché è una merda, Star. Easy. La mano sinistra divina risolvi l'indizio e soprattutto che la forza alberga in un cuore aperto, che la luce non teme l'oscurità, risolvi e ricorda sempre che la fede germoglia su un ramo sterile. I stare up at the bridge sometimes. It's terrifying, but beautiful in its way. It is beautiful. Have you seen it by sunrise? When the sun rises through it, it splits into what looks like a thousand suns, like a broken mirror. Yes. Spectacular, isn't it? Secondo me Liliana sta col coltello pronto dietro la schiena. Se questa fa un movimento glielo pianta qua. Ma sicuro, cazzo. Ma to. Però perché non ci sono dei quadri e continua a esserci quella signora là? Qua? Certo, risolve gli enigmi con la bussola, vabbè. She wouldn't let me give up. She saved me by forcing me to save myself. There's always light where there's hope. What was that? Looks like we opened something. Sì, non sa con chi sta giocando, sta bentornato. È niente di che, ho premuto pulsanti. Sorry to keep you waiting. Finalmente ti sei decisa. Finally. I was getting tired of all these tricks. They never sing the benedictions here on Fridays, Natalie. Something so simple. And you got it so wrong. I wanted to believe, but you were lying from the start. Keep that pretty mouth shut if you must, dear. You've already told me everything I need to know. The prickleweed burrs on your hem, talking about the sun rising through the breach. It all points to a single place. Morel in the Dales, Grand Cleric Victoire's bastion. She sent you, didn't she? Victoire was always an opportunist.
Madonna Bonnie, che sto dialogo mi sta a farmi il cazzo duro. È bellissimo perché Leliana vede tutti questi dettagli. È tipo investigatrice, no? Adoro. Chi è Victoire? O Victoirao, come cazzo si chiama questo? Who is this grand cleric? I've never heard of her. An experienced cleric. She never agreed with Justinia, but kept her ideas to herself. I suppose now, with Justinia dead, she thought she could make her move. Dato qua l'illuminazione pure è molto on point. Qual è il vostro piano? I want to know what this grand cleric planned here. She sent Natalie here to see what Justinia was hiding, no? The Inquisition has turned Thidas away from the true Chantry. It must be stopped. Stop us? You must be joking. Mother Victoire is well loved by many. The Inquisition has more enemies than you know. And Victoire thinks she can ally with them. Ma madonna signorina, lei veramente Capitan Grazia al cazzo gli fa una sega. Conosciamo il nemico. Good work. We know the name of our enemy. That's half the battle won. Exactly. Kill me then. I am not afraid to die for my beliefs. At least I still know what I believe. Mi messa più per il culo. Alla prossima, official. Grazie per essere stato con noi. Ma alla fine sti cazzi. Lasciala andare. Release her, Liliana. She's no threat. The Grand Cleric? She is one woman. We are the Inquisition. The Inquisitor has spoken. Run. Tell your mistress that she has a choice. The Inquisition is coming. No! This can't be it. There's nothing here. C'è sta... Non è che c'è sta un doppio fondo? Check again. Perhaps the box itself is a puzzle. She seemed the puzzling sort. No. It's just an empty box. There's a message carved in the lid. The left hand should lay down her burden. She's releasing me. The divine has a long reach, but it is always her left hand that stretches out. 1,000 lies, 1,000 deaths. Her commands, but my conscience that bore the consequences. Ah, sta cosa mi ha fatto venire un po' la pelle d'oca, però. Cioè, è vuota perché è simbolica, cioè gli sta a dare la libertà. Fai quello che cazzo che te pare adesso. Tanto è vero, le parole dell'oblio. She apologized in the fade. She said she failed you. This is what she meant. All this time, Justinia carried the fear that she was using me. Just like I'd been used in the past. But Marjolaine's games were trifles. Justinia gambled with the fate of nations. She needed me. No one else could have done what I did. She knows that. Però minchia, vedi, sta roba quanto ti fa capire quanto Leliana è cresciuta. Ricordiamo, lei era la ragazzetta che si faceva tutte le persone, che attaccava le mutande delle persone alla chiesa. È maturata tantissimo in questo. Smetti di tormentarti. Then you have to let it go. Let her go. You don't owe her anything anymore. If it were not for you, I would have killed Natalie and called it a good thing. Thank you for showing me what was right when I couldn't see it for myself. There are things that must be said, but not here. I will see you back at Skyhold. Buoni che abbiamo fatta la perfect, mi sa. Buoni che abbiamo fatto la miglior cosa che ci poteva essere. Tanto c'è, la cosa che mi sta facendo girare il cazzo è che loro hanno modellato tutto sto luogo per sta roba. L'antico vaso c'è. Ora ci serve l'alcolico, sì, andiamo ad Antiva. E abbiamo finito di tutto.
Abbiamo finito tutto. Non ci credo. Adesso chiacchieriamo con le persone. Vediamo. Che ore sono, tra l'altro? Sono le 11. In realtà è ancora molto presto. Sta esplodendo Skyhold. Mi devo preoccupare? No. Allora, prima di andare dall'Eliana, facciamo proprio un giro generico di tutti quanti. Perché non credo ci avranno un cazzo da dire. Perché non ci avranno un cazzo da dire. Mia moglie. The sight of you warms the heart. That's enough for now. We shall speak again soon. Sì, ah, più tardi. Perché tanto il fatto è che non abbiamo fatto niente di importante di trama, quindi forse è giusto Varric per la quest, ma non credo nemmeno. Tu non ce la fai proprio a sedetta, oh, meno male. Ogni volta se bugga. Pleasure as always, boss. Tu? Niente. Senti la depressione. Sutherland, io te lo dico, te lo giuro. Il mio unico change che posso fare per gioco lo farò per te. A te ti faccio mantenere la tua cazzo di compagnia. Mi dispiace. Non lo guarda, sei al pari di Alistair, te lo dico. Sera? Speciale. O tetti o vaffanculo. Non c'è mai qualcosa di bello o di diverso. Saliamo su da Cole. Cole? She's still behind the curtains in the reading room, watching the blood pool on the floor. I'll talk to you later. Goodbye. E cazzo sta parlando di Leliana? Che ha assassinato qualcuno? Lei? Oppure Morrigan? Cole è colui che letteralmente spiffera tutti i segreti del party. Voi? E va là ormai. Scusa, ma tu eri un cunare. Madonna che sei brutto. Cioè non è che tanto io sono tanto migliorato. Tanto mi hai ricordato che devo mettere il Vitar dell'Arishok. Madonna, siamo soltanto a fine gioco per averne trovato un altro. Tu? Yes. Is there anything I should know? Only that I'm never playing cards again. I still can't find my... Doesn't matter. I don't know how Varric talked me into that. Ma sa parlare le cose di carte? Divertirsi è bello? Because it's good to unwind and spend time with your friends. I suppose that's true. That's all for now. Another time then. È bello che sei rimasto anche in mutande. In mutande, no, in realtà che dopo proprio nudo, non in mutande. Ha detto corcavolo. Blackwall, c'hai qualcosa da dire? Inquisitor? Nothing right now. Perhaps in a bit. No, no, proprio... Niet nisba. Andiamo giusto a vedere da Solas, ma... Non credo. Ciao, Leliana, mo' arrivo, Dammi un attimo. Lehi! No, no, cioè, finché non fai roba grande, loro non gli frega niente. Tu? How can I help? We'll talk later. Goodbye. Quanto mi mancano? Chiacchierare anche a cazzo con i personaggi. Dorian? Always with the questions. What will people say? Cazzotto. I should go. Amichevole. L'unico forse credo che sia veramente Varric. Grand Cleric Victoire has offered the ambassador support for the Inquisition. Ah. Natalie is as persuasive as ever. Comunque veramente con i bardi non c'è sta un cazzo da fa. I'm told that Ambassador Montillier is pleased with the restraint you showed in Valence. Ugh, she's positively beside herself. I will never hear the end of it. Niceness before knives, Liliana. Haven't I always told you? Will that be all, my lady? For now. Bello come qua ti fanno vedere come a fine Origins, no? Cioè che si è proprio riaperta perché davanti al sottoposto si è messa a fare una perculata di quell'altra. Quindi ok. Ah, nuovi amici. I love making new friends, don't you? It was a gamble, Inquisitor, but it paid off. If you hadn't been with me at Valence, I would have killed Natalie.
I'd have told you that I didn't have a choice. But there is always a choice. I am more than this. I am more than what Justinia made me. No, meno male. Ma io preferisco questa qua perché comunque rimane cazzuta. Però io ho sempre paura di questi personaggi quando li porti sulla via quella un po' più oscura, perché rischiano di farsi tante pare da andarsi in fila in mezzo a cose brutte e non fanno mai troppo una bella fine. Però vuoi lasciare? What does this mean for my Inquisition? Will you still be my spymaster? Of course. I would not give up my post. Not after everything we've built. I just know now that I shouldn't ignore my heart. Mercy is not always a weakness. È ritornata la Leliana del mio fine Origins, fortissimo. Il monologo è servito. Does saying all this out loud make you feel any different? Yes, actually. Giving the thought a voice forces me to admit what Justinia did to me. I have to stay true to who I really am, before a spymaster, left hand, or bard. I almost lost myself. Da quando è che non vediamo... Cioè, da quando è che non vediamo Leliana sorride, onestamente? Puttana miseria, finalmente! Esatto, Kai, perché poi rischi che con la scrittura di merda questa è... no, si è fatta una striscia dell'Ilium Rose. Tu fai perché? Che cazzo vuol dire? È così, perché era triste. Did you need something? Ci sono novità? Anything I should know? Celine has cemented power in Orlais. Good, we need an ally like her. At the moment she's said to be rooting out the last of Gaspard's supporters. Once that is done, we will have a united Orlais behind the Inquisition. Va bene. I'll leave you to your work. Ma infatti lo sai che mi ha fatto storcere il naso Barotto? Perché tecnicamente con lei ci puoi chiacchierare del fatto della classe da bardo. Beh. Cioè avranno voluto magari spaziare in altre robe, per carità, ok. Io non ho mai visto lei a sorridere. Hai visto, sì. In Origins in realtà capitava spesso quando andavi su una determinata route, mettiamola così. Sì, me ne manca un pezzo là. E due lì. Tu? Something you wanted to talk about? Ma perché sto andando qua? Devo andare un attimo al tavolo. Josephine. Please do inform. A pleasure. Sì, ho letteralmente finito i dialoghi di Inquisition per adesso. Mi sono rimasti sì i DLC che faremo a fine gioco. E prossima post fine gioco. E prossima volta andiamo giusto a chiacchierare pure con Morrigan. Prossima volta ce ne andiamo da cosa? Da Corifeus. Vediamo se abbiamo sbloccato qualche missione finale, ma non credo. Beh, adesso ci facciamo una lettura Codex. Quindi chi non sopporta i Codex, grazie per essere stati con noi. Doppia specialità dell'Inquisizione, la Madonna. Che cos'è? Invia un Halla per esprimere condoglianze. Alla luce delle tue rivelazioni circa gli eventi del Crocevia Vermiglio, vorremmo offrire le nostre condoglianze al villaggio. Dal momento che entrambe le parti sono state toccate dalla tragedia, sarebbe appropriato onorare il villaggio con uno dei nostri Halla. Se l'accettasse, servirebbe a ricordare loro la fragile bellezza di tutto ciò che si trova in un ambiente estraneo. So che gli abitanti del Crocevia Vermiglio non si fidano dei Delish, considerati i nostri trascorsi. Ti sarei enormemente grato se riuscissi a convincerli ad accettare questo dono in buona fede. Boni che una volta tanti cazzo derfi stanno a cercare dei riattacchi. Cioè, hanno capito? Aspetta, pure noi abbiamo fatto gli stronzi e pure loro. Spargendo le luci giuste potremmo far credere all'ambiente che c'è il mio che l'animale sia una sorta di trofeo. Sì, così la ammazzano Galler, mandiamo Josephine. Sono convinto che dovessi farli prima, ma c'è un motivo tipo di storia, cazzapippoli? Perché il fatto è che molti di voi mi dicono pre, molti altri mi dicono post. Anche noi elfi siamo delle teste. Sì, ce lo scrivono sul culo e l'alla, fortissimo.
Grazie per aver convinto gli abitanti che ci viva Vermiglio. Ho saputo che hanno accettato con riluttanza, ma forse questo atto di cordoglio condiviso aiuterà a distendere i nostri rapporti. Ti offro questi doni che possono assistere alla causa dell'Inquisizione. Spadone cromatico. Perché il fatto è che, io ripeto, i primi due l'avrei fatti sicuro per Ecorifeus. Però tanto l'ultimo è legato alla storia, ti devi farli quando ti pare. E allora probabilmente la prossima volta ce ne andiamo dei DLC? Beh, vediamo. Tanto per adesso ci leggiamo i codex, ragazzi, non si scappa. Non si scappa. Tanto che ore sono? Minchia, abbiamo 1:20 di codex. E la mia voce dirà... Ha! Tipo Goku che con le ali e l'aureola. Allora andiamo su in tavola. Vabbè, a parte che la musica non va. Effettivamente. Allora, ci mettiamo qui. Salviamo. Codici. Allora, visto che non voglio mettervi proprio il piatto totale, vi metto un po' di sottofondo. Dragon Age Inquisition Tavern Host Playlist. Sperando che non ci siano spoiler, ma non credo. Ok. La madonna, io te stavo alzando perché sembravi bassa, brutta stronza. Partita fortissima è partita. La mettiamo proprio leggera leggera. Allora ragazzi, non ci stanno cazzi. Cominciamo da quelli più lenti. Materiali per creazione. Il Felandaris è un termine elfico che significa pianta demoniaca, un nome azzeccato per questa pianta rara che cresce soltanto nei luoghi in cui il velo è più sottile. Il suo aspetto è inconfondibile, si presenta come una pianta contorta dell'aspetto inquietante, come lunghi con lunghi rami spinosi e senza foglie, come una mano scheletrica che sbuca da una tomba senza nome. C'è chi sostiene che la Felandaris emani un'aura di palpabile malvagità, avvertita soprattutto dagli erboristi più inesperti. Ines Arancia. Domanda, ma se finiamo Inquisition tra un paio di live e non vuoi portare subito Devil May Cry, che si porta oltre il The Ring? Ma tecnicamente se finiamo Inquisition se va Devil May Cry, eh? Cioè, appena si libera un attimo uno spazio, si va brutalmente fortissimi, eh? Senti che belle ste cazzo di host. Ci vuole ancora un po' per finire Dragon Age. Kuro fa subito il parry e t'ha pure ripostato fortissimo. Creature. Il Bronto. Ci sono solo due cose per cui i nobili, un nobile si farà da parte, i campioni e i bronti incolleriti. Detto nanico, questa enorme creatura fu originariamente allevata dal modellatorio, che è dove stanno i nani, cioè è il comune dei nani, come bestia da soma e fonte di cibo, più o meno come i buoi e le mucche di superficie. Alcune versioni del bronto sono state allevate come cavalcature per i nani, più apprezzate per la loro stabilità e resistenza che per la loro velocità. Presenti in gran numero a Orzmar, alcuni branchi di bronto esistono ancora ostonato nelle valli profonde, nelle vie profonde, intanto che trovo uno spazio per sto cazzo di microfono. Tornati a uno stato selvatico dopo la caduta dei regni nanici, richiedono un sostentamento molto semplice poiché assimilano il materiale organico presente nell'acqua, nei funghi e persino sulle rocce, da qui l'appellativo leccaroccia, usato da molti nani per descrivere il bronto. E sono per lo più pacifici a meno che non vengano provocati. La carica di un bronto è considerata un pericolo notevole. Di fratello genitivo. Conosci Burn It With Fire? Non lo giocherò. Nessuno redima quel coso perché io esiste anche in VR. Mi prendi un coccolone. I DLC non sono proprio cortissimi. Io pensavo fossero da due live a botta, Kuro. Se sono lunghi sono contento. Sarebbe da fare un gioco a scelta con i ragni. State calmissimi. Fortissimo proprio. Allora, abbiamo già finito qua. No. Raga, vedete una stellina? Eccola. Grande orso. Guarda che bello. Che tanto questi potrei utilizzarli per D&D, sti tarocchi. Sì, quello è orribile, Star. Quando ho visto i ragni ti saltano in faccia, per me è finita. Il grande orso orlesiano si chiama così, poiché è molto, molto grande. Tra gli altri appellativi ricordiamo il fantasioso vecchio uomo della foresta e il meno affascinante, ma certamente più descrittivo, morte del taglialegna. Dicono che si trovino solo nelle parti più remote delle valli e che nemmeno i nobili abbiano il coraggio di cacciarli.
cosa che li rende unici nell'ambito della fauna più esotica. Gigante, rara e letale di tutto il Tedas, l'unico essere di cui gli orlesiani hanno davvero da paura, cioè gli orlesiani piuttosto, vanno a caccia dei viverne, che se per sbaglio ti sputano in faccia, ti avvelenano e muori. L'orso no. L'orso grosso proprio no. Ma quindi sono già finite. Pony. Raga, io mi emoziono. In realtà sono pochi codex da recuperare. Ecco qua, la cavalleria è arrivata. Il Magisterium. Oh, roba interessante. Fuori dai confini dell'impero Tevinter è diffuso un falso preconcetto secondo cui un magister sia semplicemente un mago e che il mero fatto di essere un mago sia tutto ciò che occorre per appartenere alla classe dominante. Un luogo comune che alcuni maghi del Tevinter hanno aiutato a consolidare spacciandosi per magister. Fuori dai confini nazionali. Per godere di un migliore reputazione. In realtà un magister deve possedere un seggio al Magisterium, la camera alta del Senato Imperiale, per essere considerato tale. Il Magisterium è l'organo istituzionale che legifera e nomina il nuovo arconte. Letteralmente è il governo. Cioè devi essere un politico. Ma neanche un senatore, tipo una roba del genere. È l'organo istituzionale che legifera e nomina il nuovo arconte, in assenza di eredi designati. La camera basata del Senato Imperiale, il Publicanium, è formato da rappresentanti eletti, ma è privo di poteri concreti e viene considerato un organo burocratico. Minchia, raga, è letteralmente un qualsiasi coso. Ma cosa? Aspetta! I magister provengono dal circolo dei maghi e della chiesa imperiale e molti hanno diritto a un seggio solo perché questo è stato donato da un arconte alla loro casata. Non devono essere necessariamente maghi, anzi in gran parte non lo erano affatto. Dopo la trasfigurazione che vide il Tevinter abbandonare gli antichi dei per convertirsi ad Andraste. A partire dall'era delle torri, tuttavia, i non maghi del Magisterium furono sempre meno. I veri magister sono figure di grande potere e prestigio nel Tevinter, tutti gli altri maghi si piegano al loro volere e quello di basso lignaggio e quelli di basso lignaggio non godono di alcuna influenza oltre a quella che guadagnano con le proprie ricchezze e abilità personali. Sono la Petrine questa. Devi avere la poltrona al Senato, letteralmente sì. Lo sai bene che un orso è più pericoloso di un drago. Anche quello è vero, Kyle. Dora lo spiega in modo più divertente, immagino. Anche perché, vedi, questo... Cioè, Dorian ha letto questa roba e ha detto che due coglioni. Aspetta che te lo spiego io, letteralmente. La chiesa imperiale. Alcuni sostengono che la chiesa è identica in ogni luogo, che la divina di Valroia regna suprema agli occhi del creatore e che questo fatto è indiscusso in tutto il Tedas. Non credete loro. Il secondo comandamento del creatore, la magia deve servire l'uomo, non dominarlo, non ha mai avuto lo stesso significato nell'antico impero Tevinter e in un altro luogo. Lì la chiesa interpretava tale regola come se i maghi non dovessero mai prendere il controllo delle menti degli altri uomini e che altrimenti la loro magia dovrebbe andare a vantaggio dei dominatori degli uomini. Quando i chierici... Sì, chierici davvero, del Tevinter modificarono il canto della luce per riflettere questa interpretazione del comandamento, la divina di Valroia ordinò ai clerici di tornare al canto originale. Questi si rifiutarono e sostennero che Valroia era corrotta. La discussione proseguì fino a che, nell'era delle torri 487, la chiesa del Tevinter elesse il proprio legittimo e incorrotto divino Valail, maschio e fra i membri più prominenti del circolo dei maghi del Tevinter. Questo nero divino fu vituperato fuori da Tevinter. Ma perché da Tevinter? Ogni tanto sbagliano. Dal Tevinter. E la sua esistenza era considerata un'offesa alla chiesa di Valroia. Esatto, è bellissimo perché sono proprio due facce della stessa medaglia, no? Da una parte c'hai matriarcale, tutte donne, dall'altra parte patriarcale, nero divino e tutte cose, no? Ma scelgono l'orso che l'uomo, io scelgo Alcin. Che ti fa anche le paperelle di legno, no? Ok, dopo quattro sacre marce. Quattro? Finalizzata la rimozione di questi ribelli, tutto ciò che la chiesa di Valroia fu... Tutto ciò che la chiesa di Valroia fu... Vabbè, ottenne fu un peggioramento della divisione. Ogni tanto si sono perse le parole. Benché la maggior parte degli insegnamenti della chiesa imperiale siano gli stessi, i divieti contro la magia sono stati ridotti e i sacerdoti maschi sono diventati la maggioranza. Oggi il circolo dei maghi governa direttamente il Tevinter, fin da quando l'arconte Nomaran venne eletto in data 737 Era della Tempesta, direttamente dagli incantatori, con grande lode del pubblico. Si sbarazzò delle vecchie regole che proibivano ai maghi di prendere parte alla vita politica nel giro di un'era, i veri governatori delle varie casate imperiali, cioè i maghi, presero posto al governo.
Il divino imperiale viene eletto dai ranghi dei primi incantatori e opera sia come divino che come grande incantatore pure. Ma coglione. Questo appare come un'eresia per qualunque membro della chiesa fuori dal Tevinter, un ritorno ai giorni dei Magister che portarono il flagello. Ma è così, e anche se abbiamo lasciato l'impero Tevinter alla mercé dei temibili cunari, loro resistono ancora. Un ulteriore scontro tra il nero divino e la nostra cosiddetta bianca divina è inevitabile. Padre David di Carenus. Sì, sì, il Tevinter è incredibile questa cosa. E lui sbatte il cazzo sul tavolo e dice: guarda, io me lo leggo da solo, mi faccio il mio cazzo di bordello con Jack e Squillo di Lusso, fortissimo. Dov'è? La guerra civile orlesiana. Convinti che, invece no, stiamo in fondo. Quando il Granduca Gaspard ha attaccato l'imperatrice Selin d'Orlé nel tentativo di sottrarre il trono, temevano che i commerci nazionali ne avrebbero gravemente risentito. Tanto è partita una pubblicità, io la censuro. Per smentire la propaganda che la accusava di un'eccessiva indulgenza nei confronti degli elfi, Selin si è ritrovata costretta a reprimere una rivolta elfica da Lamshiral. Questa è stata vittima di un'imboscata per mano di Gaspard. Restando isolata da Valroya, Selin è poi riuscita a tornare nella capitale orlesiana con una fuga rocambolesca e oggetto delle più fantasiose speculazioni. A quel punto abbiamo iniziato a chiudere le botteghe di famiglia nelle regioni centrali e settentrionali, aspettandoci un brutale assalto di Gaspard contro città fedeli a Selin. Invece gli umani hanno dato prova di grande ragionevolezza. A Valroya abbiamo guadagnato enormi fortune dalla vendita di pellicce d'argento. Dal momento che la presenza di Gaspard nel sud blocca le importazioni dal Ferelden, i nobili di Monfort e Valkevin hanno fatto incetta di violette, convinti che siano letali per la Prole Oscura. Pare che la stessa Selin abbia inviato gli uomini a indossare fiori viola per dimostrare la propria fedeltà all'imperatrice. Se tutto ciò fosse accaduto nel Ferelden, la guerra avrebbe devastato quasi tutte le città. In Orlé, invece, i nobili scherzavano e i mercanti continuavano a fare affari mentre le armate di Gaspard e Selin si scontravano nelle valli. Gli unici a soffrire sotto i povo sono i popolani, ma questo non è certo una novità. Assegniamo altre guardie al prossimo carico, ma teniamo il Lirium per il Ferelden. Qui la famiglia sta già guadagnando abbastanza. Mercante Dernal Arrick e famiglia di Oswick. Benvenuto Corvo, come stai, bello? Il gioco a Sword of Light, io volevo portarlo, ma quello lo trovi soltanto su Xbox 360. Cioè, è uno di quei giochi che per portarli live è piccolo parto. Spero che prima o poi facciano un piccolo porting e compagnia. Però è veramente bello. La società del Tevinter. Fortissimo. Per coloro che non appartengono all'impero del Tevinter, è facile immaginare una società composta da maghi, schiavi, elfi e poco altro. In verità esistono tre Tevinter e ognuno è un mondo a parte. Ci sono i maghi, ovvero la nobiltà, ossessionati a tal punto dalla competizione per la supremazia da ignorare completamente i nemici della nazione, come i cunari. I ben educati Altus deridono i Laetan, che a loro volta deridono i Praetaeri. Madonna, mo cominciamo di nuovo questi cazzi di nomi. Gareggiano per la dominazione del Magisterium, dove le fazioni mutano giornalmente, con conseguenze letali, costringendo le famiglie a indossare la maschera del cittadino perfetto o a mettere a tacere gli scandali. Poi ci sono i cosiddetti soporati. Ah, oddio, sono riapparsi i soporati che diceva Kuro anche. I dormienti sono i cittadini non maghi che superano in numero i maghi veri. Questo è letteralmente comunque Harry Potter. Ma sono tuttavia assoggettati ai capricci di questi ultimi. In molti disprezzano il proprio status e complottano in gran segreto, sperando che i propri figli posseggano delle abilità magiche. Un'opportunità molto allettante, considerando che la magia può manifestarsi perfino in uno schiavo. Nel Tevinter troviamo anche un'importante classe di pubblicani, funzionari civili e capi dei legionari. Non trascura... Ma minchia, raga, comunque il Tevinter è l'impero romano, Dio Madonna. Cioè, è proprio quel crossover tra impero romano e nazisti per fare una roba, però. Non trascurabili sono anche le classi dei mercanti, così potenti da minacciare le altre nazioni del Tedas, e i misteriosi ladri noti come Praesumtor. Trattati con grande rispetto. E poi ci sono gli schiavi. Uno pensa che tra loro si considerino come pari, ma non è così. C'è differenza tra quelli liberi, quelli che fungono da servitori personali dei Magister, quelli che lavorano nelle fattorie, nelle botteghe, e gli altri servi della società che svolgono incarichi inadatti ai veri cittadini. Una divisione insormontabile, forse attuata per emulare i loro padroni,
Ah, oddio, perché giustamente per sfogarsi, tra virgolettoni, gli schiavi all'interno del loro circolo fanno la stessa cosa. Io so schiavo del magister, c'ho il culo più d'oro del tuo che sei schiavo dei campi, per dire. Agli occhi dello straniero potrà sembrare una questione da poco, ma per i cittadini del Tevinter le loro classi sociali sono le più mutevoli, nonché le più degne di merito in tutto il Teddas. Anche se c'è da dire che questa è una situazione già molto più controllata rispetto a Urlé, perché Urlé dicono io sono ser del cagotto a fischio e automaticamente ti devono chiamare così, no? Pure questo Dorian lo spiega meglio. Eh sì, io purtroppo ho perso quel pezzetto e non ho neanche visto il video, cur. Perché sono un bastardo. Buonasera, Postino, come stai, bello? Quindi, Magicine, per quello sono ancora vivi avendo conticunari. Sì, perché giustamente tirano le bombe a mano e c'hanno un sacco di signoringhi. Navi da guerra cunari. C'è un codex apposta per le navi. Credete sia difficile affrontare i cunari sulla terraferma? Allora non avete mai provato a combatterli in mare aperto. Niente vento, vele immobili e quei grossi bastardi che sopraggiungono. Abbiamo sempre preso in giro i cunari per il loro inetto servilismo, ma siamo stati testimoni della loro disciplina mentre si avvicinavano senza esitazione. Con i vocatori in perfetta forma, dove invece i nostri schiavi crollavano sotto il peso della fatica. Perché magari si trovano anche in quelle... Oddio, come si chiamano? Le fasce di bonetta. Quelle dove non tira il vento, no? Che sono proprio mare piatto. I cunari tutti palestrati, sincronizzati di Cristo, tipo atleti delle Olimpiadi che andavano. Gli schiavi dicono, guarda, io se sto a provare a mangiare riesco. Fortissimo. Fecero per superarci con una nave grande il doppio della nostra, cioè l'hanno superata e hanno driftato. Viriamo verso di loro per abbordarli, ma una serie di esplosioni squarciò le onde e fumo avvolti dal fumo. Palle di ferro grandi quanto una testa umana sfrecciavano come fossero state scoccate da un arco. Devastarono Chiglia, albero maestro e marinai. La nostra nave fu distrutta come se fosse un giocattolo. Sarei morto in quelle acque se non fosse passato di lì una nave mercantile venuta ad indagare sul relitto. Ma questa comunque è bellissima. Buonaccia, grazie Kyle. No, maionese. Ah, mi è finita la maionese. Guarda, tu ci puoi anche provare, ma l'unico modo è veramente che me lo tipo... Cioè, mi fai tipo qua dietro. Oh, devi guardare il video perché ogni volta ce l'ho... Ancora nella lista di roba da guardare di YouTube, ma me lo dimentico, perdona. Però, Todi, è una figata sta roba, perché giustamente gli altri popoli usano le navi come mezzo di trasporto per portare i soldati. No, no, no. I cunari c'hanno proprio, appunto, le macchine belliche. Cioè, c'hanno i cannoni. Altro che t'abbordano e la magia. No, 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 no. Ti sparano con i cannoni, ti fanno le bordate. Porca troia, infatti loro erano confusi perché hanno detto perché ci stanno a superare, perché no, perché se stavano a mettere lato a lato per fargli la bordata. Quel giorno capii che nonostante l'impero possa vincere la guerra contro i cunari sulla terraferma, in mare non avrebbe speranza alcuna. Fu anche il giorno in cui decisi di cambiare vita e diventare la guardia del corpo di un mercante. Va bene. I cunari sono la nave stessa, sì, la prendono in braccio e te la tirano a un certo punto. C'era un altro gruppo, Elfi Dalish. Vabbè, devo pure leggerlo, Elfi Dalish. Presi la strada che va da Val Roya andava a nord verso Nevarra insieme a una carovana di mercanti. Circa due giorni dopo, aver superato il confine d'Orle, fummo attaccati dai banditi. Ci colpirono senza alcun preavviso dagli alberi, tempestando i nostri carri con frecce e uccidendo all'istante gran parte delle guardie della carovana. I pochi che sopravvissero alla tempesta di frecce estrassero le spade e caricarono i nostri avversari nel fitto degli alberi. Sentimmo delle urla attutite provenire dalla foresta, poi non vedemmo più quegli uomini. Dopo un lungo silenzio comparvero i banditi, elfi coperti... Eh? Dopo un lungo silenzio comparvero i banditi... Ah no, ok, che i banditi erano le elfi, madonna, mi stavo a confondere. Elfi coperti di tatuaggi e vestiti di pelli. Si presero tutte le scorte e gli oggetti di valore che potevano trasportare, dopodiché scomparvero di nuovo tra gli alberi. Questi fu informato in seguito erano i Delish. Gli elfi selvaggi che vivono nelle lande ai confini delle zone civilizzate, attaccando i viaggiatori e le fattorie isolate. Questi elfi selvaggi hanno ripreso ad adorare falsi dei e si dice che pratichino una loro forma di magia, rifiutando ogni tipo di società umana. Fratello genitivi, nei suoi primi momenti in cui faceva sta roba. Va bene, abbiamo finito anche i gruppi. Buoni. Lettere appunti, ma questi mi sa che sono quelli che abbiamo trovato per tutto il gioco. Insomma, i soliti elfi, sì, poi ti dici perché magari li trattano male. Buono, questo è diverso.
Il diario è anonimo e sembra essere piuttosto vecchio. Molte pagine sono danneggiate dall'acqua e dalla polvere, e quelle ancora leggibili sembrano risalire a circa 20 anni fa. Finalmente abbiamo trovato Ammo qui in quel passaggio, vivo. Non riesco a crederci, ho continuato a scavare soltanto perché lui possedeva la chiave del magazzino. Ma dopo 2 settimane mi aspettavo di trovarla addosso al suo cadavere. E cosa mi viene a raccontare? Che è stato salvato da un prolo scura. Un prolo scura che parlava, che gli ha dato cibo e acqua e che ha conversato amabilmente con lui. Riguardo agli abitanti della superficie, Amok deve essere impazzito, come può inventarsi una storia del genere? Però lui giura sulla pietra che è tutto vero. Per quanto sia assurdo, conosco bene Amok e so che ha l'immaginazione di un martello smussato. Cosa gli sarà saltato in mente? Tutto questo mi ricorda una storia che raccontava mio nonno. Diceva che un giorno suo nonno si imbatté in 3 prolo scure nelle vie profonde, ognuno grande il doppio di un nano, perfino più di un umano. E abbigliati con vesti regali hanno trovato gli Alfa. Li osservò di nascosto e disse che parlavano come persone normali. Di cose che lui non capiva. Accennavano a una città diventata nera e si... Minchia, non ci sto a pensare perché giustamente se è il nonno del nonno, i nani campano un botto. Cioè magari questa ha visto i Magister, no? Per dire una memata. Dove eravamo arrivati? E c'è una città diventata nera e si accusavano a vicenda per motivi che ricordava a malapena. Mia mamma era uguale, scordava sempre tutto, a parte il fatto di essere arrabbiata. Poi quei 3 si azzuffarono, uno di essi scappò via, mentre il secondo strangolò il terzo e ne divorò il cadavere. Bene, non so nulla di prova oscura vestiti di aree, né di mostri gentili che servono tè e biscotti, ma forse Amok ne ha incontrato uno, del resto nelle vie profonde ci sono le cose più strane. Cose che neppure i modellatori... ricordano di aver creato, come se il contrabbando non fosse già abbastanza pericoloso. Tanto controllo di qua. Va bene. Peccato che non l'hanno... non l'hanno ampliati, però l'oscura senzienti e compagnia. Secondo me si sono accorti che erano troppo pericolosi. C'era una di quelle cose che da gestire veramente di un culo. Mentre leggi di sottofondo tengo la voice line di Aatrox. Chi è Aatrox? Perdona. La mia voce. Devo bere. Allora, ce ne stanno altri? Un PG di LOL. Ah, ok. Ah, io non gioco a LOL, purtroppo. Rapporti per Calpurnia. A prima vista questi scritti sembrano insignificanti. Ricette di boisterie, manifesti commerciali, descrizioni della fauna locale. Gli esperti di Eliana hanno decodificato tali scritti e scoperto il loro scopo. Sono messaggi delle spie di Calpurnia cifrati. Ho messo le mani su un altro tomo, ho copiato la pagina e l'ho riportata prima che Messer Jerok se ne accorgesse. Gli abiti di Corifius sono indubbiamente simili a quelli dei dipinti dei magister dell'antico Tevinter, mia signora. La sua storia sembra vera. Vesca, bello perché non si fidava manco lei. Abbiamo seguito Corifeus e la sua fidata scorta finché abbiamo potuto, ma poi le trappole ci hanno bloccati. Il santuario non è accessibile, mia signora, non senza mettere in allerta Corifeus. Proveremo in altri modi, Serapin. Da colei che avete liberato, salute. Corifeus potrebbe aver visto i nostri volti durante l'ultima missione, forse è meglio inviare un nuovo agente. Abbiamo una regola del gruppo di Vicinius. Buono. Alla nostra, corvo. Kindred è più bello, Kindred lo conosco, sì. È cose che ti possono sfondare tutta l'ambientazione, fortissimo. Scusate, Vicinius non è quello de Veilguard. Perché me lo ricordo, suo nome. Ah no, ok, è quello che era morto come uno stronzo, Boni, quello che gli siamo entrati in casa. Me lo so ricordato adesso. Che poi deve fare il nostro caso. Invece è stato sgozzato. Avete ragione, Dama Calpurnia. Senza Samson, la guida dei Templari, Corifeus si affida sempre più ai suoi venatori. Ah, ecco perché... ok, li fa contro dei venatori. La nostra posizione è sicura, non siamo maghi, ma saremo al vostro fianco quando giungerà il momento. Siete la prova di cosa può diventare uno schiavo. Minchia, lei veramente è simbolo. Lei potrebbe rifondare però magari il Tevinter per renderlo un posto migliore. Sì, non me lo ricordavo, Kuro. Abbiamo fatto qua? Boni, state calmi. Stiamo calmi. Allora, mi faccio male. Andiamo a storia. Poi vedi tutti questi altri codex.
O stanno i cosi? Raga, qua è lunga. Il primo flagello, capitolo 4. No, devo leggere prima questo. No, questo è il Leone di Orle. Ok, poi ci torniamo. Fondato nella fortezza di Weishaupt nelle Anderfell, l'ordine dei custodi grigi offrì una speranza nei giorni più scuri dell'umanità. I veterani di decenni di battaglie contro la parola oscura si unirono e i migliori tra loro si impegnarono a fare tutto il necessario per fermare le ondate di parola oscura che colpivano la terra. Gli uomini, gli elfi e i nani unirono le proprie conoscenze sul nemico e fecero fronte comune per fermare la furia dell'arcidemone. E ci riuscirono. Ancora oggi si cantano ballate della prima carica dei custodi grigi contro le ondate della parola oscura nella città di Nordbotten. Quando ciascun custode affrontò 10 o 20 parole oscure alla volta, anche perché quelli immagino comunque che erano tipo. Cioè, non vo... cioè, sembra quasi il discorso da boomer dei ai miei tempi, ma è tipo sicuro che i primi custodi erano veramente dei cazzo di. Cioè, erano proprio dei tori. Cioè, perché con magari rituali fatti in versione alfa e compagnia, chissà che cazzo di intrugli e de merda si sono bevuti, quindi erano buffati a spacca e sono morti neanche dopo 30 anni, dopo 10. Ma. Squadroni di custodi grigi salirono in groppa ai loro potenti grifoni, elevandosi nei cieli neri, affrontando il terribile arcidemone con lance e incantesimi. Oh, che spettacolo deve essere stato! Per quanto incredibili possano apparire, i custodi grigi vinsero quella prima battaglia, levarono le braccia in segno di vittoria e improvvisamente provarono un senso di speranza. I custodi grigi guidarono gli uomini e gli ultimi difensori delle sale naniche contro le orde dell'arcidemone Dumat per i successivi 100 anni. Conquistando e perdendo terreno, ma senza mai tirarsi indietro, da ogni angolo del Tedas reclutarono chiunque possedesse le abilità e la forza necessaria per sollevare lo stendardo dei custodi grigi, senza distinzione tra schiavi elfici o nobili umani. Infine, dopo quasi 2 secoli dall'ascesa dell'antico dio, i custodi grigi riunirono un esercito di uomini e di nani nelle battaglie dei Campi Silenti. Fu allora che Dumat cadde e il primo flagello si concluse, che noi sappiamo che in realtà si unirono poi pure gli elfi, perché hanno visto che stavano andando tutta a sfacelo e si sono infilati pure loro. L'impero Tevinter avrebbe dovuto affrontare una nuova sfida con la venuta della profetessa Andraste, e il ricordo del flagello si fece distante con la sconfitta di Dumat. La parola oscura non fu più considerata una minaccia, ma alla luce dei fatti che seguirono fu da ingenui pensarla così. Il compito dei custodi grigi era lontano dal concludersi. Bella sta roba. Vedi, però da una parte, quanto mi piacerebbe avere un gioco totalmente spin-off che c'entra con la roba dove ti fanno vivere quella roba lì? Cioè, quanto mi piacerebbe vivere in prima persona quei momenti? Cioè, chissà che roba, ma è tipo viversi, boh, la lotta nel Signore degli Anelli, no? Contro Sauron e Morgoth. Cioè, chissà che figo, cazzo. Più conta tutto quello che avevano in corpo, si dici, tra buff, demoni, magari pure tutto quanto. Il Leone di Orlé. Inizierebbero a fare confusione. Dici che non saprebbero neanche loro come gestirlo perché dicono: aspetta, però se mettiamo questa cosa poi sputtaniamo tutto quello che vi è dopo. Riguardo alla vostra domanda sul perché un leone sia considerato il simbolo dell'Orle, dal momento che il leone è una creatura nativa del Tedas orientale. Va bene. La risposta è molto semplice. L'animale orna lo stemma dei Valmont, la famiglia che ha dominato l'impero dalla fine dell'era sacra. Divenendo il simbolo rappresentante dell'Orlé. Prima di loro, il simbolo orlesiano era quello dei discendenti di Cordillus Dracon, un drago. Perché il leone orna il loro stemma, dobbiamo tornare indietro ai tempi di Lambert Valmont, giovane capitano dell'Orlé che si distinse nella battaglia di questa merda, l'enorme e infame battaglia che pose fine al quarto flagello. Si narra che il giovane Valmont avesse ignorato gli ordini durante lo scontro, al fine di condurre le sue forze in soccorso degli assediati antivani, salvandoli da morte certa. Con i suoi superiori redarguiti per l'accaduto, girava voce, ma senza conferma certa, che l'impeto del capitano fosse sospinto da un'infatuazione per una certa seguace antivana. Vedi, questo è il potere della figa. Voi pensate che questo, grazie al potere della figa, sentiva l'odore da 6 km, ha terminato un flagello. Un po' come Malbeth con Morrigan, ma. In seguito si viene a sapere che le forze antivane erano guidate da Re Azar Adalberto Campana in persona. Nome del cazzo. Durante il riassetto politico in seguito alla fine del flagello, Antiva era un importante alleato dell'Orlé e Lambert Valmont divenne un eroe antivano. A lui fu data la mano di una delle figlie di Re Azar e un titolo nobiliare, insieme a un valente leone come simbolo della sua novella araldica.
L'imperatore Orlesiano fu costretto a replicare per cortesia, offrendo a Valmont un marchesato. Immaginate questo eroe che dal flagello torna a Val Royale al fianco di una moglie di sangue reale e poi viene portato in trionfo da due nazioni. Ecco perché i nobili invidiosi cominciarono a chiamarlo il leone spaccone. Fu il figlio di Lambert Valmont, Alphonse, a fare uno scambio equivalente a perdere il corpo. Ah no, a dichiarare guerra contro l'usurpatore Xavier Dracon. Qua invece andiamo da Game of Thrones fortissimo. Uccise Xavier in un duello, dando origine alla leggenda orlesiana del leone, che annientò il drago e mettendo fine alla dinastia dei Dracon, detronizzandole, cambiò il simbolo dell'orle per sempre. Va bene. Brutalmente. Iscrizioni naniche, distese sibilanti. Il sole bruciava sull'oceano di sabbia, ma nella sabbia vi era la pietra, forte e autentica. Fyrel spaccò la pietra e costruì magnifici Teig nelle profondità e con l'aiuto dei suoi figli il Teig prosperò e crebbe. Fyrel il campione fuggì dalla discordia generale. Ma aspetta, ma questo l'abbiamo letto? Perché non l'ha tolto? Ah, perché nonostante lo leggo non li toglie, è vero, ma che cazzata. Ok, questo è quello del deserto filler. Le valli, una promessa mancata. Là si erge il palazzo d'inverno di Alamshira, ammirate nelle candida mura le guglie dorate, costruite sui sogni infranti di un popolo, il nostro popolo. La profetessa umana Andraste era una schiava dell'impero Tevinter. Come i nostri antenati, quando ella si ribellò, noi seguimmo il suo esempio e insieme lottammo per la libertà. Come gesto di gratitudine e fratellanza, Andraste promise agli elfi una nuova terra, le valli. Alla sua morte tale promessa fu mantenuta dai suoi figli. In realtà dalle sue figli, perché Andraste ha fatto solo femmine. Il nostro popolo giunse dal remoto Tevinter per rivendicare questa nuova terra e qui il nostro viaggio ebbe fine. Questa era la nostra Alamshiral. Poggiando la prima pietra nella città, della città, il nostro popolo giurò che nessun umano avrebbe mai messo piede nelle nostre terre. I nostri guerrieri più nobili se ne assunsero l'incarico e giunsero uno a uno invocando i nomi di Elgarnan e Mithal, di Andruil e di Gilanein. Dinanzi ai nostri dei promisero eterna fedeltà ad Alamshiral, diventando i nostri protettori, i nostri cavalieri di smeraldo. Ah, ok, ecco forse perché l'abbiamo trovati di là, perché erano diventati... O forse, mi sa che sono i signorini, non sono gli dei in persona. Avrebbero sempre difeso la libertà delle valli. E così fu, per oltre 3 secoli, fino a oggi, fino al giorno in cui gli umani e la loro nuova chiesa andrastiana decisero di privarci della nostra libertà, assediarono i nostri confini. Inviarono missionari per diffondere la parola della profetessa. Si adoperarono per soggiogare nuovamente l'antico popolo, il nostro rifiuto accrebbe la loro collera. Ci distrussero, neppure i cavalieri di Smeraldo resistettero alla furia del loro esercito. Rinsaldato dalla fede, bruciarono Alamshiran in nome di Andraste e disperso le nostre ceneri al vento, dimenticando che in un lontano passato i seguaci di Andraste e gli elfi avevano marciato fianco a fianco, che Andraste aveva chiamato Shartan, fratello. Ok. Belle queste descrizioni, onestamente. Cioè, ti fa anche capire un po' come gli umani, diciamo, vivono il tempo rispetto agli elfi e così via. Che dicono, scusa, noi cioè, eravamo fratelli, abbiamo combattuto insieme, adesso mi viene a inculare. Gli umani bastardelli. Paladini dei giusti, siano benedetti coloro che si ergono contro la corruzione e la malvagità e non vacillano. Beati siano i custodi della pace, paladini dei giusti, beati virtuosi, nostra luce nelle tenebre. La volontà del creatore è scritta nel loro sangue. Cantico della benedizione 4:10-11. Predicando questi versi, Andraste indicava ai suoi seguaci una strada virtuosa, la volontà del creatore scritta nel loro sangue, si ferisce all'atto di sacrificarsi per una causa giusta. Ma come in molti altri passaggi del canto, questi versi nascondono un significato più profondo. Nel loro sangue può essere interpretato come un riferimento alla continuità, a un susseguirsi di vite condotte umilmente e gradite al creatore. Piuttosto che una battaglia fisica contro demoni eretici, Andraste si riferisce alla necessità per i suoi seguaci di giudicare le pulsazioni del proprio cuore, invitandola a liberarsi di quelle impure o ingannevoli. Paladini dei giusti sono coloro che possiedono il coraggio di ammettere le proprie mancanze e di rimediare a quello che vedono. Non a caso la quarta stanza è popolare tra i militanti della chiesa, come i cavalieri incantatori e l'ordine dei templari. E quanto ci rivedo Cassandra in sta descrizione. Monete capriccio orlesiane. La vittoria nel grande gioco non dipende unicamente dal potere o dai contatti di cui si dispone e neppure dalle reti di inganni che si riescono a ordire. Un fattore essenziale è rappresentato da ciò a cui si è disposti a rinunciare. Le cosiddette monete capriccio sono un esempio perfetto. Un esempio erano
Un tempo erano attestati di stima che gli chevalier ricevevano in dono da amanti o patrocinatori. Quello di lanciare nelle fontane, era un gesto di pura superstizione. La moneta veniva offerta in sacrificio da Don Daraste per ottenere la sua protezione sul campo di battaglia. Più ne venivano offerte, maggiori erano le probabilità di scampare al capriccio del destino, da qui il loro nome. Con il passare del tempo le monete capriccio sono diventate un simbolo di prestigio sociale. Più se ne possiedono, maggior prestigio si acquista in pubblico quando vengono gettate via. Immagino la gente che si mette a collezionare queste monete, arriva alla fontana col sacchetto e lo lanciano fortissimo. E in pubblico quando vengono gettate via è più forte appare la propria posizione nel gioco. Va bene, orlesiani bastardi. Si torna sempre lì. E prendono in testa, sì, con una moneta di un euro ci puoi ammazzare qualcuno alla fine, no? Storia dello scalpellino. Sacrificio. Ah, ma queste vengono dai cosi? Dalle tavolette che mettiamo sul muro? Da quanto capisco, si chiama sacrificio. Ci tornerò sopra più tardi. È un'opera di due scultori. Credo che la scultrice abbia lavorato con dei ritratti come punto di partenza, il che significa che c'erano persone che si consideravano sufficientemente importanti da necessitarne uno. La scena è un classico esempio del non farlo perché la scultrice li odia. Si capisce nell'incisione, rapida, con i contorni molto accentuati. Più brutte di quanto debbano essere, perfino per un individuo medio del Tevinter che, e non lo penso solo io, se ne sta lì come una vena di lirium. Ma non va scambiato per un lavoro fatto male, è naturale, figlio della manualità. L'incisore conosce il Tevinter, scommetto che anche lei è un abitante del Tevinter e forse si odia. Come prevedibile, ci sono teschi ovunque, due grossi esseri cornuti, il che riporta alla mente i cunari. Gli abitanti del Tevinter odiano i cunari da sempre. Nessun magister vuole essere contraddetto, figurarsi corretto. Perciò la loro presenza ha senso. Poiché probabilmente si tratta di una sorta di preparazione all'invasione dell'oblio, e i giganti cornuti sono ottimi per scaldare gli animi. Stranamente però, quei due non sono gli unici cunari nell'incisione. Quella al centro è stato scolpito con delle corna, poi qualcuno è intervenuto in un momento successivo e le ha levate. Lo si capisce dalla superficie, almeno io lo capisco. Ah, forse perché era un Sarebass. Era un mago che gli tagliano le corna, no? E gli ci fanno il ciondolino. L'abbiamo visto capitare più volte, i giusti cambiano e i nudi degli antenati tutto a un tratto diventano imbarazzanti. Perciò serve una nuova mano per tratteggiare delle vesti. A giudicare dei segni ha eliminato anche le corna. E ha reso la vittima più umana. Il nuovo proprietario orgoglioso non voleva escludere la tradizione, ma al contempo non voleva che la gente pensasse che la nonna facesse a pezzi i cunari. Anche se a quanto pare non gli importava che si circondasse delle loro teste. In conclusione, entrambi gli incisori volevano dimostrare che il Tevinter fa ribrezzo, ma l'ultimo non voleva mostrare in cosa. E questo solitamente si fa per evitare il rimprovero o negare il credito dell'opera, oppure semplicemente perché si è stolti. Va bene. Superstizione della famiglia reale. La famiglia Valmont ha le sue peculiarità. Questo vale per ogni famiglia nobiliare, ma i Valmont mostrano un particolare interesse per l'occulto. L'imperatore Remil, il pazzo, credeva nei fantasmi, era convinto che la madre defunta continuasse a consigliarlo e che l'ombra furibonda del fratello gemello tramasse contro di lui. Arrivò al punto di assoldare delle veggenti per comunicare con l'oltretomba e sopravvivere alla furia del fratello. Suo figlio, l'imperatore Giudicai il primo, era affascinato da tutto ciò che era antico e arcano. Pare che la sua volontà di ricostruire il palazzo di Almshiral, distrutto da una sommossa elfica, scaturisse dal suo interesse per il luogo in sé, piuttosto che da finalità politiche o inerenti al gioco. Si narra che volesse svernare presso questa... Ah, ok. Questa tenuta di famiglia perché è convinto che il palazzo si trovasse sopra una concentrazione di magia elfica. Trascorrendo molti mesi qui, sperando di prolungare la propria vita come accadeva per i leggendari elfi immortali, alla fine però gli anni passati a palazzo non lo salvarono da un attacco cardiaco che gli fu fatale. Bene, suo figlio più giovane, il principe Reynold, mostrava un simile interesse per gli elfi e le valli. Collezionava statuette di Alla, le bestie della Soma Dalice sacre a una delle loro false divinità, e le conservava nella propria stanza al palazzo d'inverno. Questi manufatti creati dagli artigiani Dalish durante il lungo viaggio furono poi trasformati in una chiave quando la famiglia di Reynold salì al trono. Per quale motivo e cosa aprivano, nessuno sa dirlo. Bello. Questo serve semplicemente a contestualizzarti tutte le cose che tu trovi dentro ad Almshiral. Tutte quelle cazzate. Non è che... Perché, ok, sì, sono orlesiani.
ma provengono da qua. Allora, le ultime tre storie, ragazzi, ce la facciamo. Non so se ce la fa la mia voce. Gli antichi dei ti chiameranno. Dalle loro antiche prigioni intoneranno un canto. Draghi con occhi malvagi e cuore malvagio. L'inganno faranno levare su ali oscure. Il primo dei miei figli perduto nella notte. Il cantico del silenzio di Dante è una storia della genesi alternativa alle versioni presenti nel canto delle tre nodie. Gran parte del cantico è scritto dal punto di vista del creatore mentre si rivolge all'umanità, motivo per cui è stato considerato blasfemo e rimosso dai versi ufficialmente riconosciuti al canto. Solitamente attribuito all'arconte Essarian, adoro, perché si ricollega a quella cosa da Andrea sotto quanto, il cantico del silenzio fa emergere un creatore più addolorato per la corruzione e il tradimento dei suoi figli, sia spiriti sia mortali. Egli considera la caduta e la corruzione degli antichi dei come un suo tragico sbaglio e supplica i suoi figli mortali di abbandonare il sentiero oscuro lungo cui i loro fratelli maggiori li hanno condotti. Molti storici affermano che l'arconte Sarian avesse composto questo canto durante la sanguinosa trasfigurazione del Tevinter. I letterati dell'impero lo citano spesso come uno dei più antichi esempi di propaganda. Nel sesto verso, un creatore più che mai afflitto si rivolge ai suoi figli mortali e spiega che gli dei draghi li hanno manipolati e ingannati, invitandoli a sottrarsi alla loro influenza nefasta per riabbracciare la luce. Quando il popolo del Tevinter si liberò, massacrando chiunque fosse rimasto fedele agli antichi dei, fu proprio questo cantico a ispirare e fomentare la più spaventosa carneficina della storia dell'impero. Però vedi, questi robbi quando li leggo, cioè, è molto quella cosa, non so come dirlo, cioè noi col fatto che ci troviamo all'interno di Dragon Age, quando ti parlano della leggenda delle sacre ceneri d'Andraste, tu sai che esistono. Quindi non vorrei che, visto che stiamo a parlare dell'epoca d'Andraste, cioè magari Stesserian aveva visto o era invischiato in delle robe, ha detto, oh, fammi scrivere sta cosa, sta sorta di poesia cantico, e fa... tramite sta cosa ha scaturito eventi. Cioè, questa la vedo molto come movente di un qualcosa che poi ha smosso letteralmente la storia, Nel tuo cuore arderà. Allora, Bonnie. Essendoci l'oblio, ma sì, ma... Cioè, è palesemente che queste cose dicono, beh, si dice che no. È successo palesemente, no? Il creatore disse, a te mio secondogenito, congedo questo dono e il tuo cuore arderà una fiamma inestinguibile, divorante e mai sazia, dall'oblio ti ho creato e all'oblio ritornerai, gli umani. Perché poppi via dall'oblio, quando muori ci ritorni. Ogni notte nei sogni affinché possa per sempre ricordarmi. Nei primi sei passaggi i suoi primogeniti non hanno bisogno di nulla. Liberi dalle necessità, possono soltanto lodarlo, ma è una vita vuota, senza stimoli. Noi e tutti gli altri esseri fisici siamo stati creati in modo che le nostre opere richiedano uno sforzo. Un prodigio creato con legni e pietre si dimostra più vivo di qualsiasi desiderio dell'oblio. Qui, nei versi più dolci del canto, comprendiamo la grandezza del suo dono e la severità del suo castigo. Ci ha donato la capacità di sognare per ispirarci affinché possiamo aprire questo mondo limitato alla sua gloria. Alcuni conservano un ricordo originario dal sonno e provano soltanto desiderio, come se il suo splendore fosse loro dovuto. Ma noi, i secondi genti, dovevamo tenere a bada gli eccessi emotivi e i vizi puerili, elevando le nostre preghiere e migliorandoci sempre di più. Invece abbiamo fallito e i più deboli tra noi hanno scalciato e urlato per attirare la sua attenzione. Poiché non riuscimmo a domare i nostri desideri, poiché agimmo seguendo il nostro sciagurato istinto, poiché osammo rivolgerci al nostro creatore per vedere soddisfatte le nostre volontà e non le sue, egli ci abbandonò. Però egli è un prete severo, ma misericordioso, e noi ricordiamo ciò che abbiamo perduto. I suoi secondi geniti possono imparare, crescere e cambiare, in caso contrario non saremo diversi e sicuramente non migliori dei suoi primogeniti. Beh, questi sono proprio belli, sti cazzo di codex. Qui si trova l'abisso. Beh, bello che hanno messo cose del canto per le missioni. Il pozzo delle anime, da queste acque color smeraldo, la vita rinasce, unisciti a me, abbandonati al mio abbraccio, in esso troverai l'eternità. Cantico di Andraste. Le sorelle della chiesa dibattono da lungo tempo su questo passaggio del canto della luce. Si presume che il pozzo delle anime sia un pozzo in senso letterale, benché tale riferimento sia del tutto assente in altre opere di Andraste.
Buono. A tal proposito, nelle tronidie, troviamo altri riferimenti utili. Dalle acque dell'oblio creaste il mondo, laddove l'oblio era fluido, il mondo era stabile. Questa comunque è palesemente un parallelismo con il brodo primordiale. Tantissimo. È possibile, addirittura altamente probabile, che le acque con lo smeraldo citate da Andraste siano la stessa sostanza dell'oblio, che da oceano di sogni si ridussero a un semplice pozzo, senza fondo ma decisamente più limitato, quando il creatore generò il nostro mondo. Andraste ci invita a entrare nell'oblio quando dice da queste acque con lo smeraldo la vita rinasce. Lascia intendere una concreta possibilità di reincarnazione di vita dopo la morte, come suggerisce il culto degli spiriti, oppure la sua è soltanto una benedizione simbolica per ricordarci che il creatore è l'origine di tutta la vita e che abbandonandoci al suo abbraccio per l'eternità riporteremo le nostre anime là dove sono state create. E vedi, questa è un'altra di quelle cose, è come la... È come posso dire, sono come le scene di Andraste, no? Cioè, quando tu leggi queste cose vuol dire che esiste un pozzo. Cioè, è sicuro che ci sta qualche pozzo di oblio puro o qualche merda del genere, no? Allora, abbiamo finito anche la storia. Magia. Quante ne abbiamo di magia? Beh, solo 4. Per capitano. Confessione di un uomo dipendente dall'Irium. Una cella, un pezzo di carta per la mia confessione, un tozzo di pane e qualche goccia d'acqua. Tutto questo solo per aver sgraffignato una bottiglia di Lirium al magazzino. Il tenente Freyan ha ridotto le mie reazioni per l'insubordinazione. Insubordinazione un corno, è solo perché l'ho visto disertare la torre di guardia per spassarsela con la sua amante. Freya voleva farmela pagare. Ho sete, ma l'acqua non mi disseta. Dovrebbe essere più blu. Va bene. All'inizio si assume come una medicina, Illyrium. Senti il corpo risuonare insieme a esso, bruciare come il fuoco del creatore. Non ha più paura di nulla, non hai più paura di nulla neppure degli abominui. Poi spazia via perfino gli incubi. Ma le reazioni non bastano, se ne riceve abbastanza le mani diventano fredde, il cielo inizia a schiacciarti, intorno a te tutto inizia a sgretolarsi. I templari veterani hanno tutta la stessa espressione, quello sguardo appannato. Firma la confessione, mi ordinano, se solo ricordassi il mio nome. Di un templare anonimo rinvenuto degli archivi della chiesa. Ah, questo povero Cristo. Questo è un templare che... probabilmente è morto per la mancanza dell'Irium, perché ci è andato sotto. Eluvian. Sappiate questo, esistono degli specchi, punto, fine. Antichi manufatti risalenti a un'epoca in cui il nostro popolo dominava ogni angolo di questa... Ma perché ogni volta che devono parlare gli elfi sembra sempre Madonna che devo... Che cazzo? Sì, per carità. Come andavano loro prima, perché erano immortali, bellissimi, fantasismi... Ma cazzo però, basta! Ma non sono semplici specchi, sono Eluvian. Grazie al qualsiasi vecchio studioso incartapecorito si limiterebbe a dire che il nostro popolo usava gli Eluvian come un mezzo di comunicazione. Non è affatto così, sono portali. Si entra in un Eluvian e si esce da un Eluvian, completamente diverso, o almeno così mi è stato detto. Ma scusa, ma questa è una lettera di Morrigan. Vi siete mai chiesti perché non esistano antiche strade elfiche, come se i nostri antenati non viaggiassero affatto? Presto detto, usavano gli Eluvian. Alcuni di essi esistono ancora oggi, in luoghi molto antichi, e sono perfettamente funzionanti. Briala sa dove si trova. Briala sa dove si trovano. Impossessiamocene e ne avremo un vantaggio inimmaginabile, la capacità di attraversare istantaneamente mezzo Tedas. E se Lin non mi ha detto st'informazione, sappiamo dove cazzo stanno degli Eluvian e non me l'avete detto? Ve devo scapocciare a tutti. Devo diventare cattivo. Sono elfi, sì sì. Sia mai che non siano supremazionisti. Il rito della calma, lo chiamano rito della calma. Una mente sotto l'effetto dell'Irium veniva portata in uno stato del tutto privo di emozioni o coscienza di sé. Necessario per attirare uno spirito della fede dagli abissi dell'oblio. Un'impresa ardua, considerato che la mente di un adepto della calma è pressoché invisibile a questi esseri. Buoni che ci stanno a spiegare meglio il rito della calma. Il candidato doveva essere puro. Se questo si dimostrava degno, lo spirito avrebbe toccato la sua mente e l'avrebbe liberato dalla No, aspetta. No, se sono sbagliati a fare la... Questo non è il rito della calma. È il contrario. È quello in cui tu ritorni normale.
Avrebbe toccato la sua mente e l'avrebbe liberato dalla calma, trasformandolo in un cercatore della verità. I candidati indegni, invece, sarebbero rimasti per sempre degli adepti della calma. Fu solo in seguito, quando il primo mago tentò invano di unirsi al nostro ordine, che scoprimo come il rito della calma potesse impedire ai maghi di attingere ai propri poteri. Oltre a rendere immuni alla possessione demoniaca. Ah, no, ok, sì. Ok, minchia, che cazzo che modo descriverli di merda, no? Sì. È che quando il primo mago ha provato a unirsi, gli hanno fatto sta cosa. Questo magari si è pure risvegliato, ha fatto. Non aveva più le scintille dalle mani. Ha detto: aspettate, c'è sta un problema, ci stanno cazzi. E hanno detto: ah, possiamo usarlo per fare sta cosa. Ok. Ai maghi di attingere i loro poteri, oltre a renderli immuni alle possessioni demoniache. Così, quando venne fondato il circolo dei maghi, donammo il nostro rito più prezioso. Compimmo questo sacrificio in nome del bene comune, in modo che ai maghi pericolosi fosse risparmiata l'esecuzione e continuassero a condurre vite armoniose e produttive. Ciò che non donammo però fu il rito che annullava la calma. Questo, insieme al nostro antico legame con gli spiriti della fede, sarà sempre il nostro segreto. Un estratto del tomo di Cassandra sui cercatori della verità. Greve. Che tanto, ok, quindi è proprio tanto nello specifico spirito della fede. Quindi, paradossalmente, vedi, questa è una di quelle solite cose che vi dico del... Loro non hanno detto che non puoi farlo con altri spiriti. Quindi ti lasciano sempre quell'apertura per dirti: viene uno spirito della giustizia. Anders c'aveva dentro appunto uno spirito della giustizia che è stato corrotto e hanno fatto roba. Cioè, puoi poi questa cosa ampliarla con: ok, ma se vengo impossessato tipo da... cioè, in modo normale, tra virgolette, da uno spirito della superbia, divento un cristone che spara fulmini. Fortissimo. Però ok. Spirito della saggezza. Quando il rituale di evocazione fu completato, lo spirito si manifestò. Spiriti e demoni non hanno sesso per come lo intendiamo noi, ma questo essere si presentò sotto sembianze femminili, come il raro e temibile demone del desiderio. Nonostante la sua forma non fosse minacciosa, lo spirito sembrava molto sicuro di sé. Aveva una tale baldanza, una tale consapevolezza che ricordo di aver visto solo nei più potenti tra i demoni. Questo spirito della saggezza era educato e cortese, rispondeva alle nostre domande sull'oblio, cercando di spingerci. Di spiegarci le cose in modo semplice quando ci vedeva perplessi. Non c'era del senso di trattativa che solitamente viene associato agli incontri con le creature evocate, a eccezione di alcune domande che lo spirito rivolgeva a sua volta. Eras condivise una formula matematica che aveva dimostrato di recente mentre Etren spiegò il suo studio sulle tematiche magiche presenti nel canto della luce. Il giovane Rhys, parlò di sua madre. Rhys è quello di Cole, eh? Fulmini di fuoco, sì, fai dei mischiadicci satanici, Edla. Diventi un mostro, anche perché Cassandra è un toro, appunto. Quando finimo, lo spirito ci ringraziò per la conversazione e scomparve, nonostante nessuno di noi gli avesse dato il permesso. Scoprimmo ben presto che il rituale di evocazione non era stato compiuto alla perfezione, quindi non gli stava... cioè, non era cattivo, perché poteva aprirgli il culo fortissimo se voleva. Lo spirito non aveva ricevuto alcun ordine di... Madonna, il mio occhio. Di giungere o restare. Per tutto un tempo della conversazione l'essere era rimasto di sua volontà. Eras era molto preoccupato che uno spirito così potente potesse aggirarsi libero e ha aggiornato il rituale per rafforzare la componente relativa al vincolo. Comprendo la sua cautela, ma devo confessare che la conversazione mi ha divertito parecchio. Non so se lo spirito avrebbe parlato così liberamente se fosse stato vincolato nel modo corretto. E poi questo però se esageri li porti a corromperli, no? Raga, non ci sto a credere. Io mi aspettavo molto... No, ma le storie sono grevi. Il mio occhio. No. Le storie mi preoccupano a me, ragazzi. Le storie sono quelle cazzo di canzoncine come nel primo. Caere Oswin. Allora, ogni giorno mi preoccupo per Loren. Dalla morte della moglie e dal figlio d'altura perenne, agli albori del flagello, è diventato sempre più solitario. A quasi nessuno è permesso di entrare a Caere Oswin. L'ultima volta che sono riuscito a vederlo è solo perché al castello ho convinto quelle sue strane guardie nuove a portarmi da lui. E dico strane guardie nuove per un motivo: quasi tutti gli emissari di Oswin sono stati mandati via. Questi uomini non indossano i colori di banno Loren e mi sembrano più carcerieri che protettori. Lo stesso Loren era pallido e quasi delirante. L'ho implorato di consultare un taumaturgo, con la promessa che l'avrebbe fatto. Su quest'ultimo punto però ho i miei dubbi.
Le guardie mi hanno suggerito di andarmene in fretta e l'ultima volta che sono tornata lì non mi hanno neanche lasciato varcare la soia. Sono mesi che nessuno vede Lauren, temo il peggio, ma non posso esserne certa. Posso solo pregare che gli altri Banner ne prendano atto e agiscano prima di perdere per sempre un bravo uomo. Ok. Vabbè, queste sono le località, quindi sono robe molto... Coracavus, a immagini dell'impero hanno costruito una prigione, Coracavus, il fosso nero. Molto lontano dal centro culturale dell'impero, a Coracavus vengono segregati e puniti i locali che negano la sovranità del Tevinter e i cosiddetti cittadini fedeli che ritengono la vita a immagini della civiltà un modo per ottenere immunità dalle leggi dell'impero. In alcuni casi, i prigionieri politici che non potevano essere giustiziati venivano mandati a Coracavus. La corruzione non ha mai fatto presa su loro, no, su questo luogo, e avere le conoscenze giuste non ha mai assicurato una maggiore clemenza. Si narra che i condannati, dopo essere venuti a conoscenza della pena, implorassero di essere uccisi. Sempre bello il Tevinter. Crestwood, questo è dove stavamo con Alistair, è un piccolo villaggio che passa per lo più inosservato agli occhi dei nobili che lo attraversano sulla via per Val Royale o Denerim. Tuttavia gli abitanti accettano di buon grado i visitatori, allevano bestiame e coltivano i campi come possono, ma il reddito principale deriva dal commercio. Stavo cenando da solo nella locanda del posto, arroccato sulla cima di una diga. Ah, oh, bello, parla di quella zona. Quando sentii Lost parlare di gallerie sotto il villaggio, rimasi sorpreso di scoprire che un vasto sistema di caverne e tunnel si snodava nelle terre intorno a Crestwood. I locali narravano di strani rumori e luci spaventose, di intere spedizioni ingoiate dai crepacci del sottosuolo, di grida nella notte che provenivano dal nulla e in un baleno scomparivano. Tipo l'oscura. Vabbè. Mi feci una risata, dopodiché decidi di sgranchirmi le gambe. La notte era limpida, passeggiavo in una placida radura quando a un tratto sentii una specie di sibilio. Posai il mio bastone da passeggio e scrutai dentro l'apertura di una piccola grotta. Cos'erano quelle piccole impronte che finivano nel buio? Un animale spaventato? Quella notte lasciai bruciare la candela della mia stanza più a lungo del solito. Di un viaggio di Val Kevin. 3 mesi prima dell'inizio del quinto flagello. Ok, figata. Il laghetto delle tre trote nasconde un pozzo a centinaia di metri di profondità, e proloscure emersero da qui e da altre caverne per attaccare Crestwood durante il flagello. La piena che attraversa Crestwood vecchia fece annegare i corrotti e l'acqua in eccesso di origine al laghetto che conosciamo oggi. Laghetto poi, vabbè. Se la diga non fosse stata danneggiata, non saremmo mai sopravvissuti ai proloscura. Che ci sia la mano del creatore dietro tutto questo, non posso credere che sia così crudele verso i suoi figli, anche se noi lo siamo con il prossimo. Risorse trovate qui, va bene. Empress du Léon. Dulion, in realtà. Il nome originale di questi altopiani scoscesi è andato perduto. Quando il primo imperatore Valmont salì al trono durante l'era sacra, questi monti furono imbattezzati Empress du Léon, in onore della casa da Valmont e del leone che caveggiava nel suo stemma. Vagando per queste alture, mi sono imbattuto in residui di un passato dimenticato, deliziosamente mescolati a tracce di modernità. Incantevoli villaggi punteggiavano il paesaggio e, sparse tra di essi, si distinguevano le rovine di quelle che fu la grande nazione elfica. Giovani fanciulle vendevano bacche selvagge e selvatiche in un mercato nascosto all'ombra di una fortezza sinistra e decrepita, forse l'antico feudo di un signore d'Elish. Bambini giocavano nei campi sorvegliati da statue silenti di divinità a loro sconosciute. Ho imboccato pittoreschi viottoli, fioriti sotto le alte arcate di un ponte, ancora maestoso dopo secoli di incuria. Purtroppo il mio soggiorno montano è durato ben poco. Sulla strada per l'Amshiralm ho ripensato a... Empress du Léon, stupendomi per la grazia con cui ha resistito al passaggio del tempo, mi sono chiesto quale futuro attendesse e in che modo avrebbe potuto lasciare un segno nella storia. Comunque sì, la sua bellezza è imperitura. Perdonate, faccio cagare. Quasi avvenimento sarà come una ruga sul volto di una nobildonna che ha vissuto appieno la propria vita. Vabbè, la rende più bella, ha fatto il commento bellino, ok. Va bene, diciamo che questi sono molto fini a se stessi, so per darti un po' di mood. Tra tutte le decisioni che i custodi grigi sono stati obbligati a prendere nel corso di questi tempi, di questi ultimi difficili anni, quella di lasciare la fortezza di Radamant è stata forse la più sofferta. Costruita come bastione contro la prole oscura proveniente dal margine dell'abisso, è un simbolo di come riuscimmo a compiere l'impossibile respingendo quelle empie creature nelle terre da cui erano sbucate. Ah, ok, non è che quella merda d'attorno era veleno o qualcosa, era corruzione de prole oscura.
Abbiamo protetto quelle regioni da nuove invasioni, eppure all'alba di ogni era il ricordo del nostro sacrificio si faceva sempre più sbiadito. Con intero accesso occidentale è diventato poco più che una distesa desolata. Il costo di mantenimento di Adamant era diventato difficile da giustificare. Scarseggiavano grifoni da domesticare e soldati per presidiare i bastioni. E fin troppi uomini e donne valenti erano stati uccisi dai demoni usciti dal velo assottigliato. Ogni visita del comandante rendeva sempre più evidente come Adamant si fosse trasformato in un simbolo del nostro declino. È vero che la parola oscura continuava a emergere dall'abisso, ma chi avrebbe potuto minacciare oltre ai custodi grigi? Anche perché lì c'è il cazzo di niente, stanno a dire letteralmente. Così agli albori dell'era benedetta sigillammo i possenti portali di Adamant. Lasciamo le enormi statue dei grifoni in balia della sabbia e dei venti impetuosi. Ritirandoci a Monsimmat con il cuore colmo di stizza e vergogna. Recentemente sono tornato ad Adamant con una piccola spedizione in cerca di eventuali scorte rimaste. Ma che magari ci hanno pisciato sopra i pro oscura, no? E sono rimasto stupito di trovarla ancora in piedi. È evidente che i nani lo costruirono per resistere a molte epoche a venire. Ciononostante, per l'ordine sarebbe stato alquanto difficile riportarlo ai fasti di un tempo, ci ha pensato l'Inquisizione, miglior compagnia veramente edile del Tedas. Ora, in quelle stanze si aggirano spiriti misteriosi e aleggiano i ricordi di coloro che diedero la vita per proteggerci dall'oscurità. Beldin, custode grigio, 858. Dai, magari è vivo questo. Alam Shiral, dopo la gloriosa riconquista delle valli, la capitale elfica restò disabitata in macerie per lunghi anni, diventando un rifugio per banditi, briganti e malfattori di ogni sorta. La terra venne finalmente reclamata nell'era saga quando Alphonse Valmont, il leone in persona, decise di costruirvi un palazzo di onore in onore delle gesta valorose dei suoi fratelli contro le armate del falso imperatore Xavier Dracon. Chiamato originariamente Chateau Lyon, questa sontuosa reggia era stata pensata per ospitare i fratelli dell'imperatore e i rispettivi familiari. La città di Alam Shiral si sviluppò intorno al palazzo. Le prime tracce della sua esistenza risalgono all'era della tempesta, quando l'imperatore Cyril conferì il titolo di marchese a Sir Reginald Montclair per l'amministrazione di Alam Shiral. Una sommossa elfica distrusse Chateau Lyon nell'era benedetta. A ricostruzione avvenuta, l'imperatore giudica il primo lo ribattezzò Palazzo d'Inverno. A differenza di ciò che accadeva in passato, fu abitato dall'imperatore e dai suoi familiari più stretti e non dai rami cadetti della casa da Valmont. Divenne così la sede della corte imperiale durante i cupi mesi invernali. Bene. Alla nostra Elda. Tanta stacqua è diventata brodo. Che belle ste cazzo di canzoncine comunque. Allora, voce mia, non mi tradire. Mi serve un triplo Kaioken. Dai, quante ne mancano? Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Ci siamo. Però perché questa ce l'ha unica? Ah, perché è l'Emporio Nero, ok. L'accesso occidentale. Sembra impossibile, ma un tempo queste distese erano terre rigogliose. Le piogge giungevano da nord, al di sopra dei picchi Gamordan, rendendo le pianure fertili e verdeggianti per tre mesi all'anno. Tutto cambiò 800 anni fa durante il secondo flagello, quando la prole oscura riuscì da un'enorme fenditura nel terreno, corrompendo ogni cosa con il suo sangue immondo. Ci avevo preso! La regione non tornò più come prima, neppure dopo che l'orda fu ricacciata nel sottosuolo. I custodi grigi eressero la fortezza di Adamant, a presidio della voragine, ma successivamente anche questa venne abbandonata ai venti e alla sabbia inclemente. Noi siamo tra i pochi che cercano di sopravvivere in questo luogo dimenticato dal creatore, pur consapevoli dei tremendi pericoli in agguato. Incursioni di prole oscura, draghi e banditi, per non parlare della scarsità d'acqua e selvaggina. Bel posto di merda. Se ne siamo solo perché sappiamo dei tesori qui sepolti, tra le rovine risalenti all'epoca d'oro del Te Winter o addirittura antecedenti. Intorno ai falò ci raccontiamo storie su ciò che abbiamo intravisto in mezzo alle tempeste di sabbia. Le mie preferite sono quelle riguardanti manufatti prodigiosi in grado di riportare l'accesso occidentale all'antico splendore. Guarda caso, sono anche le più inverosimili. A dirvelo, le notti in cui il vento si quieta, adoro ammirare la nuda bellezza di questa terra che si estende per miglia al chiar di luna. Una bellezza che nessun orlesiano può dire di aver mai conosciuto. È in queste notti che desidero che resti per sempre così com'è. Land dell'abisso del giudice Giles o Gilles de San Christ. Va bene. Buonasera Miss Croft, benvenuti, belle, vi siete uniti, ve lo dico, una lettura codex, grazie mille per i raid. Che state giocando? Faccio un SO rapido indolore. Io intanto sto finendo la voce, da quanto, bella, da quanto? Dov'è? Piri.
Ogni volta scrivo Miss Croft, ma in realtà è Questing Croft. Come state? Persona 5 Tactics? Bellissimo. Io non vedo l'ora di giocarlo, li adoro i giochi di quel genere. E la mia voce sta finendo. Però benvenuti, stiamo leggendo Codex. Però stanno per finire forse. La Sacra Pianura. Quella di scegliere la Sacra Pianura come campo di battaglia è stata una decisione appropriata. Fu proprio qui che secoli addietro il Regno d'Alish capitolò tragicamente. Le sacche di resistenza elfica lottarono fino all'ultimo senza accettare la resa contro i campioni di Andraste. Il Templare, la sorella e il Nobile. La causa dei campioni era giusta e la loro fede li condusse alla vittoria. Da quel giorno quella pianura divenne sacra ad Andraste. Madonna, la mia voce sta finendo. Quanto dura? È corticino. Un tempo qualcuno disse che queste terre sono magnifiche e strazianti. Sono magnifiche e straziate in egual misura, una descrizione che ben si adatta al futuro che si prospetta. L'inevitabile strazio arrecato alle valli, tuttavia, sarà presto dimenticato se la nostra vittoria risulterà rapida e definitiva. Lasciatevi guidare e incoraggiare dalla consapevolezza di servire il vero e unico imperatore. Tempo fa, verità e giustizia prevalsero nella Sacra Pianura. Se il creatore lo vorrà, torneranno a prevalere. Va bene. Distese sibilanti, Felicity. Stai inseguendo una chimera. Anche se vi fosse un'antica città sepolta sotto le distese sibilanti, cosa ti fa credere che l'università ti manderebbe laggiù nella speranza di sotterrare qualche sasso? Una volta ho esplorato i suoi dintorni, forse la fauna non è velenosa, ma sicuramente è dotata di notevoli zanne. Di giorno si muore di caldo, mentre la notte è gelida. Le poche anime che incontri in un posto simile si trovano lì per ragioni ben peggiori delle tue. Per non parlare dei draghi a cui piace nidificare tra le rocce, chiedi ad Alphonse come si è procurato la cicatrice sul braccio, fatelo raccontare. Mia cara, lascia quel luogo desolato ai cacciatori di tesori, il nostro impero è ricco di rovine, troviamone una in un ambiente più ospitale, per esempio Monsi Mardo, durante il periodo primaverile. Vabbè, questa gli piace vincere facile, essenzialmente. Studenti Varroia. Le rovine immobili, mese del raccolto, giorno 24. Un paio di cacciatori sono giunti oggi dall'accesso occidentale, con loro c'era una terza persona, priva di sensi. I cacciatori hanno trovato l'uomo che vagava per l'accesso e crollato ai loro piedi prima che potesse scoprire la sua identità. Con tutto quello che si sente in giro mi sorprende che non gli abbiano tagliato la gola, invece l'hanno deposto vicino alle loro prede e lo hanno portato via. Ceres lo ha dovuto idratare a forza con dell'acqua e una miscela di erbe. Alain ha detto che domani mi mostra come fare. Giorno 26. Ceres e Alain hanno lasciato il paziente a me, ritengo che per lui non ci sia più nulla da fare, perciò che male potrei arrecargli. Tuttavia preparo il medicinale con attenzione e faccio quello che posso per alleviare il dolore. L'uomo mormora nel sonno, qualcosa che riguarda l'assenza di vento. Aprirei la finestra, ma l'aria è gelida e temo che lo indebolirebbe. Passato un po' di tempo, era il quinto giorno del mese, il mio paziente apre gli occhi. Il Vargas ha preso il resto, poi lo trovai. Tutto era così immobile, non c'era vento, sembra piuttosto convinto. Nell'accesso occidentale, chiedo, ho un soldato. Questa era riferita alla statuetta che ho messo sul suo comodino per il Satinalia. È scioccato, lo so. È sciocco, lo so, ma ho pensato che potesse dargli conforto. Giorno 8. Il mio paziente mangia un pasto frugale. Parlare lo stanca, ma ci provo lo stesso. Tutto era così immobile, non c'era vento. Gli dico che mi sembra una descrizione che infonde pace, ma lui sgrana gli occhi terrorizzato. I demoni erano ancora lì. Provo a consolarlo, ma lui cerca in tutti i modi di spiegare le disturbanti immagini che affollano sua mente. Più tardi lo vedo che fissa il soldatino. Non potevano muoversi, mormora. Gli dico che se vuole posso mettere via il soldatino, ma lui scuote la testa. Giorno 20, madonna che depressione, Dio madonna. Ceres e Alain dicono che il mio paziente è sufficientemente informato ad affrontare un viaggio. Sei andato prima che tornassi dalla visita a mia sorella. Immagino che le sue rovine immobili fossero fossero un'allucinazione causata dai suoi patimenti all'accesso. Ma lo saprò mai, avrei tanto voluto salutarlo. Ceres dice che ha portato il soldatino con sé, dopotutto forse gli era davvero di conforto. Va bene. Vabbè, questo è per dirti che ci stanno i Vargas che ti paralizzano e ti ammazzano fortissimo. Tutta sta descrizione. Le tombe di smeraldo. Per il nostro popolo, queste sono le tombe di smeraldo. Molto tempo addietro, prima della caduta delle valli, qui venivano piantate un albero per ogni guerriero che giurava di proteggere queste terre. Questi paladini erano noti come i cavalieri di smeraldo di Alamshiral. E la foresta dei loro alberi con il nome di Marcia di Smeraldo. Quando gli umani si calcarono nuovamente i nostri confini, i cavalieri di smeraldo si unirono per proteggerci dagli invasori. Purtroppo gli umani erano troppi e la loro chiesa oltremodo potente, così le valli dovettero soccombere. I cavalieri di smeraldo furono quasi tutti sterminati nella difesa della patria.
Gli alberi che un tempo rappresentavano un formidabile esercito divennero il simbolo del loro sacrificio, e da qui lo diano nome di tombe di smeraldo. So che molti umani nell'Orlé non chiamano questo luogo usando il suo vero nome, forse ritenendolo di cattivo auspicio. Per loro è semplicemente Gran Foresta. Come se fosse soltanto un agglomerato di tronchi, foglie e muschio in un luogo in cui vennero versati fiumi di sangue elfico. Ma noi ricordiamo, sentiamo il peso di ciò che abbiamo perduto e qui non vediamo alberi, bensì le vittime di coloro che si sacrificarono per la nostra libertà. Come narrato da Ghisarel, guardiano del clan Rafalaerlin, va bene. Madonna quanta roba ci puoi trovare qua comunque. Dai che è l'ultimo. Ah, Skyhold, una pagina del diario di un incantatore tanto carbonizzato da compromettere la leggibilità. Lo stile di scrittore è un antico dialetto del Ferelden, e è il romano adesso, guarda. Databile tra la metà e la fine dell'era divina. Me coglioni. Esperimento in corso, prima fase. La domanda non è... è speciale. La domanda è... perché? No, scusa. La domanda è in che modo è speciale. Abbiamo rinvenuto dei manufatti, ma quelli si trovano sempre. Gli elfi si spostano si spostavano lontano da prima che il loro impero venisse distrutto, ma raramente tornavano dove non avevano edificato. Questo posto lo visitarono più e più volte. Lo capisco dai frammenti, dalle argille provenienti da varie nazioni. Non solo dalla manodopera. Stili da diversi secoli, non solo da diversi clan, tuttavia ancora nessun segno di rovine. Le strutture del posto sono tutte del Ferelden, con pietre trasportate da un tipico folle. Qualsiasi cosa ci fosse qui, qualsiasi rilievo naturale, è stato spianato, ma conosco le forme comuni e le costruirò a modo mio, così vedremo cosa gli elfi desiderano vedere. La nota più in basso è scritta con, da una mano diversa, meno colta. Vabbè, perché ti fa capire che giustamente qua ci sono tornati, cioè c'era un gruppetto di elfi specifici che negli anni, in realtà letteralmente in mille anni, sarà tornato qua più e più volte, più riprese, ci avrà ricostruito perché magari c'erano guerre, cazzapippoli e compagnia. Beh, sto compilando questo per il Messer Ganoth. Le sue opere attirano fulmini, molti fulmini, le aste sono pozze di metallo sciolto e tutte le sue opere sono state bruciate, anche il maestro è stato scolpito, sto scrivendo le sue ultime parole al posto suo, perché le dita in cenere e non supererà la notte, il velo qui è vecchio. Minchia, ci ho preso in quello stronzo del Dreadwolf, l'ha creato qua il velo, puttana miseria, l'ha fatto qua! Il velo qui è vecchio, cazzo! Scusate. Skyld non è solo stata conquistata più e più volte, ma anche saccheggiata. Siamo riusciti a rinvenire alcuni resti, fra cui un'incisione sotto una colonna che menziona il nome fornito dalla vostra strega. Vecchia, ma resistita alle ricostruzioni. L'autore sapeva qualcosa del suo scopo originario, o almeno qualcosa relativo a una leggenda. Vi prego, traducimela sta cosa. Varalandi valissim sarabellenaris. No, sembra che sto a parlare in romanaccio. Parola manca. Sì, ho capito, ma siete stronzi. Ma ho capito. Ma in tutta la figa di Inquisizione ci sarà un elfo del cazzo che ma può tradurre sta roba? O sta scritto sotto? No, perché è proprio... è fottuto elfico antico, quindi nessuno di adesso lo sa sta roba. E sicuramente Solas non lo vuole tradurre, chissà perché. Nonostante l'aiuto del vostro elfo, siamo riusciti a ottenere solo una traduzione parziale. Sì, Solas, favamo lo gnara gnara. Cioè lui dice, no, ma sta cosa non la tradurre, perché è meglio così, non si sa mai. Pezzo di merda. Spesso l'elfico è un gioco di intenti. Che cazzo vuol dire un gioco di intenti? Non una mappatura diretta del significato fonetico, il che equivale al caos. Sì, è uno di quei cosi dove tipo tu... cioè, hai soltanto radici di più cose, no? Che tipo... An è il luogo dove risiede quello che vi è prima. Quindi Solas An è il luogo dove risiede la superbia. Quindi è quel puttanaio del... ok, dipende questo a cosa affianco, a cosa lo affianco, ma se non so che cazzo è quest'altro è un bordello. Va bene. Le nostre credenze si sono trasformate in tutto. Affermazione, problema incerto. Tutto il tempo si è trasformato nella morte. Finale iniziale incerto. Vittoria inevitabile, minaccia e libertà, orribili promessa, in veli non ancora strappati.
dove il cielo è interrotto slash trattenuto, dove la gente dà o riceve amore come scusa promessa da A, soggetto mancante incerto. Ma che... Vabbè, sì, comunque è palese che il Dread Wolf abbia fatto qua la roba. Ho visto versioni di Greg e Latino tradotte meglio, ma davvero, solo se vai a studiare di più, tacci tua. Quasi completata, man mano che esaminiamo i fra... Tocca finire quei frammenti del cazzo, quelli del mosaico, probabile. Il ritmo è strano, diverso dagli altri, forse è più una serie di affermazioni che un poema. La lingua elfica tende ad essere sfuggente, a meno che non sia tipo il sorta rituale, no? Cioè che lui mentre creava il velo diceva ste cose. Che cioè, va davanti l'elfica e ha fatto, avete fatto gli stronzi, mo lo creo. O qualcos'altro. Possibili riferimenti a Skyeld nei libri della grande biblioteca di Valdroia, di seguito i nomi dei potenti che potrebbero aver avuto una fortezza nella regione. Sfortunatamente il tempo e i registri sono tali per cui di molti si conosce solo il nome, mentre alcuni sono semplici riferimenti trovati in altre opere. La vostra fortezza è una... è una vagabonda, ma gli anni rendono tali tutte le costruzioni ben fatte. L'impero Tan, un ignoto collaboratore commerciale, è menzionato in un luogo che trattiene il cielo, nella ballata di Kintam, di Nol Rivagnana, probabilmente di invenzione data incerta. Padre di Rast, e quell'edificio ferildiano costruito sul cielo. Ta vedi come queste traduzioni quanto sono fighe, perché se un tempo oblio, cioè non c'era il velo, quindi mondo e oblio erano una cosa sola, era letteralmente una fortezza costruita sul cielo. Cioè era una fortezza che volava o qualcosa del genere, no? Figata. Magari poi è crollata qualcosa che boh. Cioè ecco perché la terra è spianata, perché c'è caduta una fortezza sopra fortissimo. Citato come probabile destinazione dello spirito del ban morto da una ninna nanna fereldiana risalente all'era sacra. Dama Bander di Shi, perché è una lei. Banditi del Ferelden, esiliati nel 483 era oscura, che pensavano di usare un luogo tra le nubi come nascondiglio. Cuspide. Canto da Verna Orlesiano che menziona Skyold. Skyolde. Non Skyold. Skyolde. Porca tre, come una fantasiosa utopia, ma contenente anche Nug con le ali e draghi che soffiano bolle. Tiorvi. Tiornvi. Possibile incisione di alcune tra le caratteristiche più peculiari di Skyeld, ma nessun contesto disponibile, lingua ignota. La piastrella non è mai stata tradotta, antecedente all'era della gloria. Incisione del Tevinter, basso rilievo rotto che corrisponde al profilo della porta principale, ma gli studi noti suggeriscono una struttura predivina di Mintaros, che poi in realtà io dico sempre Mintaros, ma è Minrathus, suo stronzo. Ispirazione potenzialmente condivisa, ma non si sa in quale modo. L'analisi continua, informeremo in merito a eventuali scoperte di rilievo, dallo studioso di Messer Giffin, archivista dell'Università di Orlè. Inquisitore, i tuoi archivisti mi hanno chiesto come mai conoscessi il nome e la posizione di Skyeld. Questa mi sa che è Morrigan. Riguardo a quest'ultima, ecco la spiegazione. Quando si cammina nell'oblio, le fortezze testimoni di grandi e numerose battaglie risplendono come fari per gli spiriti attirati da morte e sofferenza, perfino dopo secoli di non utilizzo. Riguardo al nome, io stesso... No, è un lui. Forse è Solas. Cioè qua è Solas che si sta parando il culo. Io stesso non ne sono certo. I sussurri degli antichi ricordano... degli antichi ricordi parlano di migliaia di nomi, ed è possibile che questo appartenesse a un'altra roccaforte in un'altra landa. Tuttavia mi sembra un nome opportuno, ma i tuoi studiosi hanno probabilmente omesso un particolare relativo alla lingua. Quando le parole raggiunsero la mia mente sognante, Skyeld non era semplicemente una fortezza vicina al cielo, e nemmeno una parola che alludeva a una roccia che lo sostenesse. Skyeld... Tarasilan Telas. Il luogo che custodisce il cielo. Dati i tuoi sforzi contro il varco e la nostra battaglia contro un folle che cerca di saltare la città nera nell'oblio, posso solo augurare che la nuova fortezza dell'Inquisizione sia all'altezza del tuo nome. Del suo nome, Solas. Ho capito. Allora, raga, io onestamente queste non so se leggerle. Perché il fatto è che queste sono sempre... canzoncine, no? O cioè che sta la canzone della taverna del custode grigia, avete sentita letteralmente adesso sotto per quattro volte? C'è qualcos'altro? No? Non ci sto crede.
Davvero? Sei serio? Cioè? Raga, siete, proprio siete stronzi. Ma fate che si illuminano come nel primo. Devo vedere una stella. Raga, se vedete una stella, urlate da casa. Mi sento che entrate dalla finestra, eh? Come i vecchietti che guardano... che cosa fanno in TV? Dove cazzo c'è una stella? Eccola. Eh? No, questa è una storiella del cazzo. Oh! Avete visto? Era una. Era una lupa. Abbiamo finito sti cazzo di codex. E la prossima volta ce ne andiamo nei DLC, Dio Madonna. Non ci credevo neanche io, ragazzi. Andiamocene di qua. Non ho più la voce. La mia voce è finita. La mia voce è andata. Fortunatamente domani non abbiamo la live. Però ok, in realtà ma onestamente mi aspettavo di avere... di avere molta più merda da dover recuperare, eh. Onestamente mi pensavo di dover recuperare molta più merda, però io devo capire gli altri 74 milioni di codex, allora dove cazzo sono? Cioè, se noi abbiamo quasi finito il gioco, io ho letteralmente spulciato più e più volte ogni cazzo di roba. Cioè, o sono nei DLC, quindi nei DLC ci sarà tanta roba, o boh, cioè mi devo preoccupare per il DLC perché è pieno di lore, questo è figo. Però bello, sono contento. Sì, molto probabilmente il DLC. Sono contento di come ci stanno sempre questi puntini che piano piano si stanno avvicinando. The Skyhold, The Solas. Che io, per carità, ve l'ho già detto che io nel mio cervello un po' l'ho cioccato Solas. Però spero non... cioè io voglio tenerlo quanto più lontano dalla mia mente quel pensiero, perché voglio che mi diano delle info. Cioè, io spero... Poi magari mi sbaglio, eh. Non voglio sapere né sì, né no, né fo... Non lo voglio sapere. Magari mi sbaglio. Quindi io mi sto fai... È come con Flemeth che ho detto qua, cazzata, no? Per dire. Cioè, non... magari non mi risponderanno mai... Però io spero che se ci deve essere un plot twist del genere, me lo buildano e me danno del senso. E non è letteralmente... non so la secchida per sé che se gira e fa e si richiude, perché quello mi potrebbe far girare il cazzo. Perché il fatto è che in questi mesi in cui ho montato tutte le varie clip ci stanno dei momenti in ogni personaggio che ti fanno un po' storcere il naso, non che ti fanno storcere il naso, che ti fanno sentire l'odore di bruciato. Però ogni personaggio poi si è andato a infilare da qualche parte, no? Cioè tipo la... oddio, mi viene il nome. La nostra cara Sera. Tanto c'è una reaction da parte del nostro caro Elda. La nostra cara Sera, perché vuole vedere con i propri occhi veramente la roba. Lei è credente, ma vuole vederlo con gli occhi. Blackwall, perché è Blackwall. Cassandra c'è sui cazzapiedi. L'ultimo che è rimasto è Solas. E io, rivendomi appunto i vari dialoghi, ci stanno proprio palesemente dei momenti in cui lui ti dice delle cazzate. Cioè, in cui lui proprio ti dice una roba e poi fa una faccia che io non so se devo prenderla come... non ci avevano voglia di fargli le animazioni facciali o se sono dettagli fighi. Perché è palese appunto come in ste traduzioni che lui dice no guarda questo non te lo metto perché... no, cazzo me la sono proprio dimenticata la parola, non so come si traduce quella cosa lì. Viaggio nel cazzo di oblio. Ho visto tutti i campi di battaglia. Te posso dire che cazzo ha detto Kylan prima che è stato scrocchiato dall'ogre in Dragon Age Origins. Però cazzo qua parola non me la ricordo. E proprio non me la ricordo. Quindi c'era tutti questi momenti in cui ti fanno un attimo, ti fa sentire tanto l'odore di bruciato. Però vediamo. Anche perché tecnicamente, cioè, io ripeto, mo non dico prossima volta, ma tra un po' ce ne andiamo da Corypheus. Quindi, tecnicamente, la ciccia è fatta. Post Corypheus, intanto capo questo qua. Cioè, post Corypheus, sempre se non ci sta un altro luogo. Cioè, magari, ripeto, io penso che quello sia il finale e invece poi ci stanno altri casti, eh. Però,
Meno che ci stanno altre zone, ormai il dado è tratto. Non mi puoi dare altre info se non che il sbuca gente che comincia a parlare per minuti e minuti e minuti, ma in quel caso mi incazzo. Inizia per, ma non riesco a... Sì, sì, sta lì, fa... Porca puttana, mi è scivolata sulla pelata. Non me la ricordo proprio sta cazzo di frase, ma... Vediamoci un dialogo di Baldur's Gate da parte del nostro caro Elda. The funniest Dragonborn dialogue option. You've seen the eye, what's it floating about? Best hope it don't take a fancy to ya. Unless you like plain eye. Quanto mi manca Baldur's Gate. What? So good things, my kind do not need to defend. Questa, io continuo a dirlo. Ma lo vedete, io questa la conosco. La gente su questa cosa si è fatta delle pare. Cioè, ma è vero che i dragonidi non cagano? Ma cagano, che, ma ovvio che cagano. C'hanno anche il birillo. Ma che vuol dire che il dragonide non caga? Però è bellissima sta roba. You must have some plug in ya. Oh, wait, you're some messer. Had me well fooled. But when you're taking a tickle, è la coda. Whatever you lot do with your bits, give it a wave, hey? The big wigs at Moonrise love a good show. Ma io mi immagino un doppiatore che si è dovuto mettere a doppiare la sta roba. Tanto adoro che sono partito io. Inception. Che cazzo è successo? Perdonate. Perché sono partito io fortissimo, di madonna. Però io ovviamente quanto cazzo mi manca giocare a Baldur's Gate. Io penso che nelle 2 settimane di pausa estiva me la rifaccio una bella run fortissima. Voglio proprio tornare a giocare. In realtà vorrei fare la romance con Mintara. Voglio vivere in Mintara pure. Però facciamo perdere questa cosa. Vediamo, a sto punto prossima volta di che DLC andiamo? Io andrei di coso, andrei di nani. Perché voglio spippolare più sui nani. Questo dimostra ancora di più che si sono giocati tutto il gioco più volte come campagna. Vero. Come va la pulsione? È rimasta là, Elda. Non ho avuto più tempo. Ogni tanto ci ritorno. Fortunatamente c'ho anche... Guardate, vi faccio vedere una cosa. Non è qua sotto? Sì, è qua sotto. Io c'ho anche... Lasciate perdere il panda. Un piccolo... taccuino dove mi scrivo le cose. Perché il fatto è che Baldur's Gate è uno di quei giochi che se tu poi abbandoni per tot tempo, quando torni stai tipo... Mi ricordo un cazzo, tipo Gandalf, davanti a tutti i bivi. E non... Stai stordito. Però devo trovare il tempo. Devo fortunatamente trovare il tempo. È arrivato a inizio capitolo 3, mi pare, ed è rimasto lì fortissimo. Ma comunque, fatta mezzanotte 45, la mia voce non ce la fa più. Devo andare a prendere un caffè, qualcosa del genere, per non dormire stanotte. Fatemi vedere chi siamo a così tarda notte. Vedo un Kai, vedo un Victor, vedo un Matt, vedo un Paragone, vedo un Postino. Vedo il nostro bel Elda, la nostra bellissima Panzi. Sì, Panzi. Sì, pure Panzi. Madonna, mi sto sciogliendo. La mia voce non mi sta dicendo guarda, non gliela fai. Vedo anche la nostra bellissima Kur, vedo la nostra bella Neko. E il nostro fantastico Axe. Io vi ringrazio sempre a tutti quanti per la compagnia. Ragazzuoli, spero che la live vi sia piaciuta. Noi ci vediamo... ci vediamo giovedì. Che si continua Elden Ring. Che tanto siamo ancora al cazzo di inizio. Letteralmente abbiamo fatto 2 zone di merda. Ma dettagli, ricordate sempre Corgi Gang, Fab & Manga. Grazie sempre di tutto quanto. E niente, buonanotte bellissimi. Ciao ciao. Shoot him.